E benvenuti a tutti. E sono felice che questo evento abbia attirato così tanto interesse. È evidente che i tempi sono maturi per mettere in discussione quelle che sono le nostre conoscenze. Il tema che affronterà il professor Biglino stasera farà vacillare alcune delle convinzioni che ci hanno accompagnato nell'arco della nostra vita. Fin da bambini siamo stati condizionati nel nome dell'appartenenza a un gruppo, a una religione, a un'ideologia. Menti pure, riempite di concetti ancora prima di porre delle domande. Ma cosa succede se uomini e donne che non sono condizionati, che non hanno bisogno disperato di credere e che sono spinti solo dal desiderio di conoscere, si pongono domande circa l'esistenza di Dio, il senso della vita, perché esistiamo? E chi non ha paura di affrontare temi profondi come la religione o mettere in discussione le proprie certezze è un uomo e una donna che ha intrapreso la strada della conoscenza. Quindi auguro a tutti un buon viaggio e stasera in questo viaggio affascinante ci accompagnerà l'amico Mauro Biglino. Grazie. Buonasera. Andiamo? Ok. Bene. Allora, grazie intanto a tutti voi che siete qui, molto numerosi. Grazie ovviamente a Rita, Pina, Enzo, che da questa mattina quando sono arrivato mi hanno già fatto vivere un gran bel pezzo di bella giornata, e quindi poi proseguiremo, adesso vediamo di proseguire tutti assieme. Allora, quando si sente parlare una persona è fondamentale, come dire, avere un paio di indicazioni su quella persona, giusto perché bisogna prendere le misure, no? Perché viviamo in un mondo che è pieno di maestri, dove tutti possiedono la verità, quindi intanto è necessario che sappiate che io non possiedo nessuna verità. Cioè nessuna verità alternativa, quantomeno, nel senso che le famose risposte, o le risposte alle famose domande, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, le dovete cercare dai maestri e non da me. Io vi racconto, provo a raccontare ciò che c'è scritto nella Bibbia, nel senso che io per 10 anni, un po' di più, ho tradotto l'ebraico masoretico per conto delle edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento tradotti da me, letteralmente, perché questo prevedevano i miei incarichi, che facessi traduzioni letterali del codice di Leningrado, la Bibbia Stuttgartensa. Questo ho fatto, e poi ormai circa 2 anni fa ho iniziato a pubblicare quei libri lì, e ovviamente il rapporto con l'edizione di San Paolo si è interrotto in 24 ore. Ma lo sapevo, cioè non è che fosse una sorpresa, non poteva essere diversamente. Allora io provo a raccontare ciò che è scritto nella Bibbia, quindi bisogna che ci capiamo su questo, nel senso che adesso questa non so se è la 53esima o 54esima conferenza che faccio, un po' più di 1 anno e mezzo, e vedo da cose che ricevo nella mail, su Facebook, no, che nonostante io cerchi di essere chiaro, evidentemente non riesco ad esserlo fino in fondo, quindi proverò. Questa parete è bianca per tutti? Se nella Bibbia c'è scritto che questa parete è rossa, io dico, nella Bibbia c'è scritto che questa parete è rossa, che non vuol dire che io sostengo che quella parete è rossa. Dico, nella Bibbia c'è scritto che quella parete è rossa. Poi tutti assieme possiamo determinare che l'autore biblico ha preso un colossale abbaglio. Benissimo, diciamo che l'autore biblico ha preso un colossale abbaglio. Quindi ciò che io vi dico non è la verità sulla parete, è ciò che c'è scritto sulla parete. Se io traduco Pinocchio per conto degli esquimesi, magari quando ho finito ci sarà qualche saggio esquimese che si alza e mi dice: ah no, ma tu vuoi convincerci del fatto che i bambini si fanno partendo dal legno? No, io vi dico che in quel libro c'è scritto che quel bambino è stato fatto partendo da un pezzo di legno. Poi tutti assieme stabiliamo che quella è una favola. Benissimo,
Quindi io provo a raccontarvi che cosa c'è scritto nella Bibbia. Se poi tutti assieme vogliamo pensare che la Bibbia racconti favole, benissimo, la Bibbia racconta favole. È chiaro il concetto? Quindi io non vi parlo di Dio. Non vi parlo di Dio perché l'Antico Testamento non parla di Dio. Cioè non parla del Dio spirituale, non c'è proprio. Questa è un'elaborazione teologica successiva. Non parlo di mondi spirituali, perché nell'Antico Testamento i mondi spirituali non ci sono. Se l'Antico Testamento è vero, ci racconta o prova a raccontarci delle storie, delle cronache, dei pezzi di eventi. Se quel libro è e vuole essere un libro di storia, ha tutte le caratteristiche dei libri di storia, compresi quelli che si scrivono ora, cioè contiene delle verità, contiene delle falsità, falsità deliberate o errori, contiene delle dimenticanze, volute o accidentali, contiene delle esagerazioni, delle sottolineature, delle iperboli, esattamente come i libri di storia, cioè ogni volta che uno storico scrive un libro di storia è necessariamente condizionato dal suo pensiero, dalla cultura all'interno della quale vive. Tanto più questo avviene quando a scrivere un libro di storia è la tradizione di un popolo che vuole ovviamente celebrare se stesso. Non è che gli ebrei in questo fossero o siano diversi dagli altri popoli. Voglio dire, gli stessi faraoni egizi alle volte quando subivano una sconfitta facevano scrivere che avevano vinto, o alle volte quando magari vincevano una battaglia contro una tribù di 100-120 persone facevano scrivere di aver vinto una grande guerra. Quindi questo è assolutamente normale. Quindi in questo gli autori biblici non sono diversi dagli altri. Quindi questo è un concetto che deve essere chiaro per tutte le cose che diremo. Io vado a braccio, quindi quando volete mi interrompete, fate domande, tanto insomma qualunque domanda mi facciate, se non so ovviamente dico che non so, tanto non è un problema, non si può sapere tutto, se so qualsiasi domanda ci consentirà di prendere comunque, come dire, una strada interessante. Questa notte a luna ero ancora in linea con una egittologa, la quale mi parlava di un libro pubblicato negli Stati Uniti da dei rabbini, e mi ha detto che dovrei assolutamente conoscere questi rabbini e può darsi che la cosa avvenga a seguito di certi progetti che riguardano gli Stati Uniti. Questi rabbini sono molto più feroci di me nei confronti della Bibbia. Quindi ciò che vi dico io, e se ad alcuni potrà apparire strano, magari ad alcuni stravolgente, sappiate che diciamo la maggior parte delle conferme che ho, delle conferme formali, mi arrivano dal mondo ebraico, che mi scrivono vai avanti, perché è giusto che la gente cominci a sapere certe cose. E sappiate che dal mondo ebraico arrivano cose molto più dure di quelle che sentirete questa sera. Me ne leggo un paio. Questa è una studiosa ebrea che dopo aver letto i miei libri mi ha mandato il suo, e così almeno mettiamo una cornice della cultura ebraica alle cose che stiamo per dire. Lei parla della Bibbia, questo si intitola L'Esodo, quindi faccio pubblicità al libro di una studiosa ebrea. Tutto ciò che non è scienza, cioè religione, metafisica, ermetismo, esoterismo, cabala, magia e via dicendo, tenta da sempre di capire, prevedere, interpretare gli occulti disegni di Dio. Ma non c'è niente da capire perché non esiste alcun disegno né alcun fine. Leggo solo tre frasetti. Non facciamoci idee sbagliate, non c'era nessuna alta meta spirituale da raggiungere nella Bibbia. Qui sta parlando di un certo argomento e dice: ciò non giustifica tuttavia l'immane raggiro perpetrato nei confronti di tutte le anime candide
a cui tuttora si continua a far credere che nella Bibbia si parli di purezza spirituale che conduce alla santità dell'anima. Qualcuno vuole dirlo una buona volta che purità e purificazione indicano semplicemente una normale pulizia del corpo? Ebrea. Quindi procediamo su questa strada. Vi ho detto che ho tradotto appunto per 10 anni per conto delle edizioni San Paolo. Ho tradotto sulla Bibbia Stuttgartense, che è quello che si chiama il codice masoretico di Leningrado, che è il codice biblico universalmente accettato, quello da cui derivano tutte le Bibbie che abbiamo in casa. Questo codice è stato elaborato, diciamo, tra il VI e il IX secolo dopo Cristo, quindi non è un codice che ha millenni, e è stato elaborato da quelli che si chiamavano i masoreti, cioè i custodi della tradizione ebrei, che hanno fatto un lavoro, cioè hanno preso i codici antichi e, come dire, a un certo punto hanno deciso che sulla Bibbia più nessuno doveva mettere mano, perché fino a quel momento chiunque avesse avuto in mano quei codici faceva quel che voleva, cioè aggiungeva, tagliava, modificava, eccetera, eccetera, eccetera. La scuola dei masoreti che ha definito questo codice si chiama la scuola di Tiberiade, che era in contrasto con altre scuole, la scuola babilonese, la scuola samaritana, la scuola palestinese, e diciamo hanno vinto loro, nel senso che il loro codice è diventato quello universalmente accettato, diciamo, per le religioni ufficiali. Ma per esempio esiste il Pentateuco samaritano. Pentateuco sono i primi 5 libri dell'Antico Testamento, che rispetto al codice di Leningrado contiene 2000 varianti. 2000 da varianti molto semplici di singole lettere, parole, eccetera, a varianti anche abbastanza importanti. Questo per dire che la Bibbia che possediamo noi è una delle Bibbie possibili. Se avessero vinto altre scuole, avremmo altre Bibbie. Se avessero vinto, per esempio, avesse vinto il pensiero degli ebrei della colonia egiziana di Elefantina, noi avremmo una Bibbia che parla di Yahweh, adesso poi vediamo chi è, proviamo a vedere chi è, che parla di Yahweh e della sua compagna, che si chiamava, che chiamavano e conoscevano come Anat Yahu. Se si fosse imposto il pensiero di quelli che esercitavano l'azione profetica tra il Sinai ebrei, tra il Sinai e il Negev, nel, chiamiamolo, monastero di Kuntilat Shrut, anche lì avremo una Bibbia che ci parla di Yahweh e della sua Asherah, cioè della sua compagna femmina, perché ci sono tutte le iscrizioni, questi conoscevano lui, adesso poi vediamo, lui e la sua compagna femmina. Quindi questo per dire che noi possediamo una delle Bibbie possibili. Io lavoro su quella, se mi dimentico, poi facciamo così. Ricordatemi di parlare. Di questa roba qui. Io lavoro su quella perché è quella ufficiale, cioè quella che hanno definito loro e che è stata accettata. Per definire che cosa si intende? Si intende questo: i codici erano scritti con una successione ininterrotta di consonanti, nel senso che nelle lingue semitiche le vocali, diciamo così, non ci sono, o comunque non vengono scritte. Quindi una successione di consonanti all'interno della quale bisognava innanzitutto identificare le parole, cioè dividere le parole una dall'altra. Seconda cosa, bisognava attribuire i suoni delle vocali per dare significato a quelle parole.
Questo è il lavoro che hanno fatto i Masoretti. Quindi io lavoro su quel codice lì, fatto da loro, senza cambiare nessun segno vocale, senza cambiare nulla. Se poi abbiamo tempo e vi spiego quella roba lì, vi faccio capire come invece chi lavora sui codici prima della vocalizzazione, beh, può ricavare significati. Allora lì veramente ciò che dico io non è più nulla rispetto a ciò che si può ricavare dai significati prima della vocalizzazione. Questo per dire che quando parliamo della Bibbia dovremmo avere tutti l'umiltà di dire innanzitutto sappiamo di non sapere. Lo dovrebbero dire i teologi, lo dovrebbero dire i cabalisti, gli esoteristi, insomma tutti quelli che dalla Bibbia ricavano verità assolute. Se dalla Bibbia possiamo ricavare qualcosa è un tentativo di ricostruire delle ipotesi di vicende, di cronache, e se vogliamo ricavare qualcosa possiamo soprattutto dare credito a quelle parti che trovano conferme in racconti di altri popoli. Allora, come dire, se questa cosa qui la raccontano loro, quegli altri, quegli altri, quegli altri, quegli altri, possiamo ipotizzare che abbia un fondamento di verità. Sì. Allora qui ci sono quattro consonanti, tanto per capirci. Supponiamo qui di averne altre, no? Nella Torah ce ne sono 320.000. Torah sono i primi cinque libri dell'Antico Testamento. Io sono uno dei Masoretti, decido di dividere la parola qui. Qui c'è scritto Sefer. Se io ci metto due A, che sono le vocali nella lingua semitica, sono dei puntini e delle lineette, questo diventa Safar, che è un verbo che vuol dire scrivere. Se io ci metto due puntini qui e tre puntini qui, questo diventa Sefer, che vuol dire libro, scrittura, documento, pergamena. Se io ci metto un puntino qui e due puntini qui, questo diventa Sofer, che vuol dire scrittore, segretario, scriba. Se io invece di dividere la parola qui e considerare questo come l'articolo della parola successiva, la divido qui, e ci metto un puntino qui e una A qui, questo diventa Sifra, che vuol dire cifra, numero 2, 3, 4, 5, eccetera. Se io lascio tutto invariato, cioè il puntino qui e questa vocale qui, e metto un puntino qui, continuo a leggere Sifra, ma invece di cifra vuol dire libro di lei. Tolgo il puntino, cifra, metto il puntino, libro di lei. Perché? Perché questo puntino determina una serie di variazioni in questa parte qui della parola, non ce ne frega nulla, non parliamo di filologia qui. Avete capito che cosa significa mettere i suoni vocalici alle parole e attribuire significato? Questo è il lavoro che hanno fatto i Masoretti. E come dicono gli, diciamo così, gli studiosi accademici, questo lavoro non è stato fatto su base linguistica, ma è stato fatto su base ideologica e teologica, cioè loro hanno calato dentro il significato, cioè quel significato ideologico e teologico che loro avevano in testa e volevano calare dentro. Potevano fare cose diverse, poi lì vedremo un esempio. Chiaro? Allora, noi lavoriamo su queste Bibbie qui. Le Bibbie che abbiamo in casa dipendono da queste. Per esempio, non so se laggiù, no. Questo è il tetragramma, cioè Yahweh, che è, diciamo, il nome ufficiale di Dio. Yahweh ce l'abbiamo tutti in testa, più o meno, sì? È quello che i testimoni di Geova chiamano Geova. Tant'è che si dice, ma loro lo chiamano così perché si sbagliano. In realtà non è vero che si sbagliano, perché è giusto anche quello. Perché nella Bibbia è vocalizzato anche come Yahweh, cioè come Geova. Può essere vocalizzato come Yahweh,
come Yahuwah e a seconda di certe posizioni in cui si trova anche come Yahweh. Quindi non c'è una lettura giusta e una sbagliata, sono tutte giuste. Sono tutte giuste anche perché nessuno al mondo sa, e probabilmente nessuno al mondo saprà mai, come era vocalizzata la Bibbia quando è stata scritta. Perché noi abbiamo le vocali messe dai Masoreti tra il VI e il IX secolo dopo Cristo. Cioè hanno finito il lavoro quando, come dire, si stava instaurando il Sacro Romano Impero di Carlo Magno. Tanto per avere un parallelismo storico. Quindi non parliamo di, no? Un lavoro di significati che arriva da millenni, ma il significato definitivo è stato posto in quei secoli. Allora, nessuno al mondo sa come fosse vocalizzato questo quando è stato pronunciato. Non solo. Quando questo è stato pronunciato per la prima volta, anche la seconda, la lingua ebraica non esisteva neppure. Quindi in che lingua è stato pronunciato questo suono che poi molti secoli dopo è stato scritto così, senza le vocali? Nessuno lo sa. Quando dico nessuno intendo dire nessuno, eh? Non così, le nullità come me, parlo degli accademici. Io seguo gli studi del Dipartimento di Filologia dell'Università La Sapienza di Roma, quindi voglio dire, quando dico nessuno lo sa, intendo dire nessuno lo sa. La Bibbia dice che questo suono qui è stato pronunciato la prima volta al tempo di un nipote di Adamo. Conosciamo la storia di Adamo ed Eva, Caino e Abele. Caino uccide Abele, Adamo ed Eva hanno un altro figlio che si chiama Seth, il quale ha un figlio che si chiama Enosh, e dice la Bibbia che al tempo di Enosh si cominciò ad invocare questo nome qui. Che lingua parlavano al tempo di Enosh? Poi se abbiamo tempo facciamo un'ipotesi su Adamo ed Eva, se abbiamo tempo. Quindi non lo sappiamo. Quando è che ricompare questo nome qui? Al tempo di Mosè. Quando Mosè porta fuori dall'Egitto, ufficialmente, secondo la storia, insomma, il racconto ufficiale, gli ebrei. Yahweh ha portato fuori dall'Egitto un insieme di genti, cioè con lui è uscito di tutto. Questa signora qui, ebrea, li chiama quella schiatta di senza terra. Perché non ha portato fuori gli ebrei, ha portato fuori una cozzaglia di gente che poi con grande fatica ha trasformato in un popolo, per conto di questo signore qui. Questi erano in Egitto da alcuni secoli. Che lingua parlavano? L'ebraico non esisteva. La lingua semitica diffusa in quel momento era l'amorreo o amuro. Quindi se proprio vogliamo pensare che parlassero una lingua semitica, parlavano l'amorreo. Ma siccome erano in Egitto da alcuni secoli e lavoravano per conto degli egiziani, beh, insomma, la cosa più naturale e immediata, ovvia, è che parlassero l'egiziano. Quindi quando lui ha detto a Mosè il suo nome, quando Mosè gliel'ha chiesto sulla uno di quei tanti incontri che avevano sulla montagna, e gli ha detto, beh, dimmi come ti chiami, lui ha pronunciato un suono che alcuni secoli dopo, quando la lingua ebraica si è formata, e la lingua ebraica è la derivazione di un dialetto sud-fenicio, è stato scritto con queste consonanti qui, una I, una, diciamo, Yod-He-Vav-He, cioè insomma, quindi Yahweh o Yehovah o Yui, ha detto quel suono che secoli dopo, quando la lingua ebraica si era formata, è stato rappresentato così. Ma in che lingua gliel'ha detto? Chi lo sa? Diciamo l'egiziano, visto che Mosè e i suoi parlavano l'egiziano. Di sicuro non in ebraico, perché in quel momento lì l'ebraico non esisteva. Se vogliamo porre, ipoteticamente, perché non lo sappiamo, la vicenda di Mosè intorno al XIV secolo a.C., si stava cominciando a formare l'aramaico, che poi avrebbe sostituito l'amorreo, diventando, come dire, l'inglese del tempo, ma l'ebraico non c'era. Quindi sappiamo di non sapere. Come dice quella l'ebrea lì, sempre supponendo che questo sia veramente un nome, perché potrebbe anche non essere un nome,
comunque supponiamo che sia un nome, tanto per semplificare. Quindi non sappiamo in che lingua sia stato pronunciato, non sappiamo come fosse vocalizzato all'inizio. Quindi sappiamo di non sapere. Nella Bibbia ci sono dei nomi che ricorrono. Allora abbiamo, adesso scriviamo in italiano, El, Elohim. Allora, ufficialmente questo è il singolare e questo è il plurale. Elohim, plurale di El. Nella teologia e nella tradizione, Elohim, che è un termine plurale, viene sempre tradotto come Dio. Ed è messo in alternativa o in parallelo a questo. Cioè, quando si dice Dio, si intende Lui. Tant'è che spesso lui ha detto Yahweh ha Elohim, cioè Yahweh lo Elohim, perché questo viene usato spesso con l'articolo. In realtà questo qui potrebbe essere neanche il plurale di questo, ma una forma ugualmente primitiva, ma lasciamo stare. In ogni caso il significato esatto di queste parole qui, esatto, nessuno lo sa. Tradizionalmente viene tradotto come Dio, poi viene tradotto come quelli dell'alto, gli splendenti, tutto quello che volete, tanto nessuno sa che cosa significa veramente. Corrisponde alle lingue semitiche orientali, dove questa parola è resa con Ilu o Ilanu, che dipende dal sumero accadico Anunna o Anunnaki, però il significato esatto non si conosce. Allora, lui è uno di questi. Cioè, questo è un gruppo di individui conosciuti appunto come Elohim, che non sono nella Bibbia né entità spirituali, né entità onniscienti, né entità onnipotenti. Sono un gruppo di individui molto potenti, dotati sicuramente di conoscenze superiori a quelle dei popoli sui quali governavano. Ma nella Bibbia c'è scritto che questi muoiono come tutti gli altri uomini. C'è scritto nella Bibbia. Io nei libri riporto i versetti ebraici, proprio perché, come ho detto prima, non possedendo alcuna verità, voglio che tutti abbiano la possibilità di verificare ciò che dico. E al limite anche di contestare, ovviamente. Quindi riporto i versetti ebraici con la traduzione letterale sotto. Quindi anche di questo passo qui della Bibbia c'è il versetto dove si dice che loro muoiono come tutti gli altri Adam, anzi come tutti gli Adam. Gli Adam siamo noi. Quindi questo è un gruppo diverso da noi, molto più potente di noi, dotato sicuramente di conoscenze superiori rispetto a noi, che vive molto più a lungo di noi, ma che muore come noi. Perché la Bibbia non parla del Dio spirituale, non c'è. Questo signore qui, dice quella signora ebrea, non si è mai presentato come creatore di universi, tanto meno creatore di terre, tanto meno creatore di uomini, mai. Noi poi abbiamo detto che, ma lui sapeva bene di essere uno di questi qui e lo dice continuamente. Queste cose qui che vi sto dicendo le trovate nelle vostre Bibbie, non c'è bisogno di traduzione particolare, è sufficiente leggere poi, leggiamo alcuni passi. Infatti io qui non ho i miei libri, qui ho il libro dell'Ebrea e due Bibbie di quelle che abbiamo in casa, poi leggiamo qualcosa dalle Bibbie che abbiamo in casa, così non ci sono dubbi, che non è che sono un traduttore impazzito, magari sono impazzito, ma insomma almeno su queste cose qui, diciamo che le trovate già nelle Bibbie che avete in casa, è sufficiente leggerle attentamente. Allora lui sapeva molto bene, tant'è che diceva, o seguite me o vi ammazzo. E quella signora, io non l'ho fatto, quella signora lì ha fatto il conto dei suoi seguaci che non hanno eseguito i suoi ordini, lui ne ha uccisi 40.000. Dei suoi seguaci che non hanno eseguito i suoi ordini, 40.000. Lui lo dice continuamente, io sono un Dio geloso. Noi abbiamo fatto un patto, voi seguite me, altrimenti io vi ammazzo. Scusate, non sono un Dio geloso, sono un Elohim geloso.
Cominciamo a dimenticare la parola Dio che con la Bibbia non c'entra niente. Nei 10 comandamenti, sapete il primo, no? Non avrai altro Elohim all'infuori di me. No? Che viene tradotto non avrai altro Dio all'infuori di me. Lui dice non avrai altro Elohim. Non avrai, non esiste. Non avrai. E come si può avere qualcosa che non esiste? Vediamo come commenta la letteratura ebraica ufficiale questo primo comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me. Leggiamo dal Talmud. Il Talmud è, come dire, il compendio degli studi degli ebrei sull'Antico Testamento. Dice il Talmud: non adorerai gli altri Elohim, perché gli altri Elohim non danno alcun vantaggio rispetto a lui. Non perché non ci sono, cioè è inutile che vi rivolgiate agli altri. Non vi danno niente di più di quello che vi dà lui. Letteratura ebraica, eh? Sempre letteratura ebraica riporta una estensione del primo comandamento, e qui sarebbe lui che parla. Non li adorerai finché io esisto. Cioè lui sapeva che a un certo punto non sarebbe più esistito, o avrebbe potuto non più esistere. O perché moriva o perché se ne andava. Come fa un Dio spirituale, trascendente, universale, a dire stai con me finché io esisto e quando io non esisto tu fai quel cavolo che vuoi, tanto io non ci sono più? Teologia deve spiegare un sacco, dovrebbe spiegare un sacco di cose, poi non lo fa, perché ovviamente. Ci stiamo capendo? Non dico che dovete credere, capire è un'altra cosa. Nessuna domanda? Allora, noi stiamo facendo finta che quando la Bibbia ci dice delle cose volesse dirci proprio quelle. La teologia, l'esoterismo, la Kabbalah, tutto legittimo. Dicono spesso quando la Bibbia vuol dire una cosa in realtà voleva dire che, e ognuno facendo questa affermazione ci mette dentro la sua verità, no? Perché ognuno dice in realtà voleva dire che, e lì abbiamo tutte le proposte che in questi almeno 2000 anni di storia si sono state fatte. Ecco, quindi ciò che faccio io è semplicemente dire, io faccio finta che quando la Bibbia diceva una cosa volesse dire quella, facciamo finta. Dopodiché ognuno torna a pensare, finita la conferenza, ognuno torna a pensare a quello che pensava prima. Io non ho né gruppi, né non ho niente, quindi io metto a disposizione le mie cose, ognuno ne fa quello che vuole, compreso stracciare i libri. Non c'è problema. E quindi facciamo finta che quando la Bibbia dice che gli Elohim morivano volesse proprio dire quello. Facciamo finta che quando lui diceva o state con me o vi ammazzo volesse proprio dire quello. E la Bibbia si racconta che l'ha fatto, cioè lo racconta senza problemi. Siamo noi che ci facciamo i problemi, noi, intendo dire, come religione, tradizione, diciamo no, non è possibile, che quindi è un'allegoria. Per gli autori biblici, no? Per loro raccontare che lui ammazzava era normale, assolutamente normale, tant'è che l'hanno raccontato continuamente, lo leggete nelle vostre Bibbie. Nessuna domanda? Prego? Dio degli eserciti. Sì, no, prego. C'è questo Dio scosciato dal sacrificio del figlio di Noè e dice basta, vi abbandono. Però prima i profeti che erano vicino a Dio vivevano 800 anni, ma non sarebbe. Sì. Dopo abbiamo vissuto massimo fino a 80 anni, quindi è possibile che questo figlio vorrebbe che aiutasse a vivere di più. Sì. E poi i numeri sono numeri, no? Allora facciamo così, eh? Parliamo un attimo di questo. Dunque, nel capitolo 6 della Genesi c'è scritto che a un certo punto i figli maschi di questi qui videro che le figlie femmine degli Adam erano tovot, cioè erano appetibili sessualmente, e ne presero per compagne quante ne vollero. I figli maschi di questi qui, che sostanza vuol dire questi qui, no?
si presero le femmine Adam, perché hanno visto che sono tutto sommato. Si vede, evidentemente loro, forse essendo arrivati da altre parti, non avevano femmine, ne avevano molto poche. E hanno deciso che quelle terrestri potevano funzionare. Dice la Bibbia che da quella unione nacquero i Gibborim. Gibborim è un termine plurale che deriva dal singolare Geber, che vuol dire uomini forti, uomini potenti, poi diventati uomini famosi. Erano i figli degli incroci tra gli Elohim e le Adam. Apro e chiudo una parentesi. Gibborim è il plurale di Geber. Uomo forte di El, in ebraico si dice Gebriel. Dice qualcosa questo nome? Gebriel. Uomo forte di El è un Gebriel. Un Gebriel si presenta al profeta Daniele, il quale profeta, quando lo vede arrivare, dice: vidi un Ish, cioè vidi un uomo che andava da lui. E la Bibbia dice: questo Gabriel andò da Daniele per portargli, insomma, certi ordini, eccetera, ed arrivò essendo affaticato di fatica. Quindi, no? Pensiamo al cosiddetto arcangelo Gabriele che arriva sudato. Allora, un Gabriel, cioè un uomo forte di El, va a trovare Maria e lei rimane incinta. E qui chiudo la parentesi, torniamo al nostro. Allora, si uniscono, queste unioni, cioè questi imbastardimenti, perché di questo si trattava, non piacciono al capo, che nella Bibbia è rappresentato da lui, non piacciono al capo, il quale a un certo punto, passato un certo lungo periodo nel quale si dice che, insomma, dopo che c'è stata la commistione avvenivano tutta una serie di cose che a lui non piacevano, dice: adesso basta. E nelle traduzioni normali c'è scritto: io non continuerò a rimanere come gli Adam, perché in fondo sono solo carne e la loro vita sarà di 120 anni. Quelli precedenti vivevano 6, 700, 800, 900 anni. Allora, questa è la chiave di lettura normale. Uno dei più importanti, forse il più importante, commentatore ebreo, che è Rashid Troai, siamo intorno al 1000 d.C., traduce quel versetto in un modo diverso. Dice: io non starò più a preoccuparmi di questi qui. Gli lascio ancora 120 anni di tempo. Se le cose non cambiano, li faccio fuori tutti. Cosa che avviene poi con il diluvio. Il docente di storia dell'Università Americana di Beirut, Kamal Suleiman Salibi, traduce, questa è quella parola che è scritta in quei versetti lì, cioè qui sarebbe Be, She, Gam, che vuol dire in che anche o solo lui carne, la prende invece come derivante da un'unica radice semitica che è comune sia all'ebraico che all'arabo e dice: io, dopo aver visto quelle commistioni, dice, io non arricchirò più, con il verbo precedente, il genere umano beshagam, col versare il mio liquido spermatico. Cioè, io non arricchirò più il genere umano col mio patrimonio genetico. La loro vita sarà di 120 anni. Cioè, io non do più patrimonio genetico e quindi la loro vita si accorcia. Questa lo traduce così perché non tiene conto delle vocalizzazioni dei masoreti e lo vocalizza in un altro modo, cosa possibilissima. Noi abbiamo una delle Bibbie possibili, quindi sulla Bibbia noi sappiamo di non sapere. Ok? Quindi su quest'unico versetto abbiamo le tre versioni. Una: io non contenderò più col genere umano perché lui è solo carne, quindi la sua vita sarà di 120 anni.
2, Rachid de Troyes. Io sono stufo di occuparmi di quelli lì, li lascio ancora 120 anni, dopodiché li faccio fuori se le cose non cambiano. 3, questa qui, io non darò più loro il mio patrimonio genetico. Solo su un versetto, 3 versioni. Poi ognuno sceglie quella che crede. L'importante è capire che dalla Bibbia non si possono ricavare verità assolute. Allora, perché si parla e si può parlare di patrimonio genetico? È sufficiente la risposta? Ok. Perché la Bibbia ci dice che gli Elohim a un certo punto hanno detto: facciamo l'Adam a nostra immagine e somiglianza. In realtà nel codice masoretico di Leningrado c'è scritto: facciamo l'Adam secondo nostra somiglianza, ma Bezelem, che è quello che viene tradotto a immagine. In realtà i dizionari di ebraico aramaico biblici, che sono quelli che uso, che usavo già per tradurre per il San Paolo, che sono quelli curati dai rabbini, eccetera, dicono che Tselem non rappresenta il concetto teorico di immagine, ma è quel quid di materiale che contiene l'immagine e che, derivando dal verbo salam, significa tagliato fuori. Quindi la Bibbia ci dice, questo lo trovo per chi vuole ovviamente, è tutto dettagliato, comprese le citazioni dei dizionari nei libri, la Bibbia dice: facciamo l'Adam secondo nostra somiglianza, con quel quid di materiale che contiene la nostra immagine che è stato tagliato fuori. Se non fosse scritto nella Bibbia, nessuno avrebbe difficoltà a pensare che è il DNA, ma siccome è scritto nella Bibbia non può essere vero. Ma noi ce ne freghiamo, noi facciamo finta che sia vero, tanto stiamo facendo finta, quindi. Noi dopo andiamo a cena e tutto torna come prima. Però la Bibbia dice così. Ci hanno fatti con il loro Tselem, cioè con quel loro pezzo che contiene la loro immagine. Allora forse non ha così torto quel libanese che dice: adesso basta, io non continuerò più a arricchire il genere umano col mio patrimonio genetico, perché l'hanno fatto dall'inizio. Com'è? Erano gli Elohim, esatto, il gruppo degli Elohim. Poi è chiaro che nella visione teologica, soprattutto da quando la Bibbia è diventata patrimonio della casta sacerdotale di Gerusalemme, loro hanno fatto in modo di ricondurre tutto a Yahweh, tentando di inserire per quanto possibile una visione monoteistica. Ma la Bibbia dice che gli Elohim hanno deciso di fare questo. Questo racconto era uno di quello a cui accennavo all'inizio, quando dicevo che ci sono delle parti che, siccome corrispondono ai racconti di popoli appartenenti a tutti i continenti della Terra, cioè voglio dire dall'Australia al Nord America, dal Centro Sud America ai racconti dei Tuatha De Dana, insomma dei Celti, eccetera, tutti ci raccontano di questi figli delle stelle che sono venuti qui e hanno formato l'uomo, tutti ce lo raccontano. Gli Zulu, Cina, Giappone, ovunque. Questa tra l'altro è una cosa curiosa, no? Se noi ci pensiamo, pensiamo alla figura di Gesù Cristo. Di Gesù Cristo parlano 4 Vangeli, Matteo, Marco e Luca, che non hanno mai visto Gesù, Giovanni, che più nessun studioso serio dice essere il discepolo di Gesù, parlano gli Atti degli Apostoli, scritti da Luca, che non ha mai visto Gesù, parlano le lettere di Paolo, che non ha mai visto Gesù, parlano le lettere attribuite a Pietro, ma non si è sicuri, ma supponiamo pure che siano sue, va bene, non c'è problema. La lettera di Giacomo il Maggiore, fratello carnale, si dice, di Gesù. Quindi in realtà di Gesù parlano la lettera di Pietro, la lettera di Giacomo, cioè 2 persone che l'hanno visto. Tutti gli altri che ne parlano non l'hanno mai visto, 1 miliardo e 200 milioni di persone non ha dubbi sull'esistenza storica di Gesù.
di questi qui, i figli delle stelle, venuti da non si sa dove, a me non interessa che siano vere o meno le teorie siciliane di Biru, proprio non me ne importa nulla perché la Bibbia non parla di provenienze, quindi io non me ne occupo, come dire, me ne occupo a livello personale, ma non come lavoro, come dire, pubblico, difatti non lo scrivo neanche nei libri, arrivo subito. Tutti i popoli, cioè diciamo, popoli di tutti i continenti della Terra dicono che l'uomo è stato fatto dai figli delle stelle, ma quella è una favola. C'è qualcosa che in questa logica non mi convince. Due persone sono sufficienti ad accreditare storicamente la figura di Gesù, tutti i popoli di tutti i continenti della Terra non sono sufficienti ad accreditare l'idea che forse qualcuno è arrivato da qualche altra parte e qui su questo pianeta ha fatto delle cose. Io dico, se crediamo alla figura di Gesù, raccontata da due persone che l'hanno visto forse, beh, forse magari qualche credito in più dovremmo darlo ai popoli di tutti i continenti della Terra che ci raccontano tutti la stessa storia, sia pure con nomi diversi ovviamente, ma ci raccontano tutti la stessa storia. Mi diceva prima un amico che per esempio gli Hindu non hanno nessuna difficoltà a dire che quelli non erano nulla a che vedere con Dio. Perché non avevano nulla a che vedere con Dio. Prego. Relativamente alle persone che potevano conoscere o erano contemporanee a Gesù, sempre Flavio, nato nel 37, mi sembra, sì. Poteva essere un po' prima, comunque poteva essere un contemporaneo, perché ci sono dei passi nel. Sì, ma quelli sono già stati ampiamente definiti chiarissime interpolazioni di epoca cristiana. Ma dovuto a cosa? Fatto che i cristiani avevano bisogno di accreditare ulteriormente, però non vorrei parlare, ho fatto male a fare la citazione, perché non vorrei parlare di Nuovo Testamento, ne parlerò poi in futuro. No, relativamente al fatto della coesistenza dei contemporanei. Sì. Visto che c'è Giuseppe Flavio, una curiosità, che invece riguarda questi qui. Tra le sue opere sono le opere Guerra Giudaica, che narra in sostanza l'arrivo dei romani quando vengono a, come dire, a conquistarsi definitivamente Gerusalemme, siamo nel 70 d.C. Nel libro VI della Guerra Giudaica, nei versetti che vanno dal 290, 292 al 300, lui dice che quando stavano arrivando i romani, nel mese di Artemisio, che è il mese successivo a quello della Pasqua ebraica, i sacerdoti che erano nel Tempio udirono nella parte più interna del Tempio una voce che diceva: noi abbandoniamo questo luogo. Udirono un grande frastuono e poi Giuseppe Flavio dice: e poi fu vista una cosa che se non avesse avuto tanti testimoni sarebbe da non credere, numerosi carri celesti che se ne andavano, che viaggiavano tra le nubi. Io non so se fosse un ufologo ad lettera, certo è che diventa difficile pensare a Giuseppe Flavio che si inventa. Sentendo anche le frasi, noi ce ne andiamo. E sentendo anche le frasi, noi ce ne andiamo. Comunque, chiusa parentesi, era una curiosità. E se fosse stato, come dire, un cambio di potere? Cioè, questi qui che governavano i romani hanno detto a quegli altri: adesso voi, lì arriviamo noi. Chissà. Un po' come oggi, diciamo. Un po' come oggi. Anche perché questi qui stiamo sempre facendo finta. Io, chi mi conosce sa che io non sono un ufologo, non mi occupo di ufologia, ma proprio zero. Infatti ho anche chiesto nel mio gruppo di non scrivermi più tutta una serie di cose di cui proprio non mi frega nulla, a me non interessa sapere se esistono gli alieni, io racconto ciò che leggo, poi ripeto, se sono favole racconto favole, però chiaramente il racconto di questi qui pare il racconto di un gruppo di colonizzatori che sono arrivati qui e hanno fatto quello che hanno voluto, quello che fanno tutti i normalissimi colonizzatori, niente di più, niente di meno. Hanno fatto tutto ciò che a loro interessava, poi se sono andati, non se ne sa, non lo so. Ma come si sono nascosti dietro le quinte e hanno detto la baracca? Ah, voglio dire, ci sono un sacco di dottrine, teorie. Esattamente, va benissimo, cioè, tutto è possibile. Esattamente, loro sono arrivati, hanno fatto ciò che a loro interessava e poi non lo so. Sono qui, stanno gestendo tutto, se ne sono andati.
non mi interessa, io mi fermo a ciò che ne ho già abbastanza, a ciò che leggo nei insomma, in quei testi antichi. Allora, facciamo così. Quando Mosè, se non ci sono domande, quando Mosè, appunto, che sapeva bene che lui non era Dio, sapete come definisce lui, questa signora qui, la personalità di questo colonizzatore qui? Aggressiva, austera, pigliosa, disumana, esclusivista, esigente, feroce, gelosa, inclemente, infantile, inflessibile, ingenua, intollerante, intrattabile, iraconda, irascibile, malmostosa, permalosa, pignola, prevedibile, puerile, punitiva, repressiva, rigida, saggia, spietata, tirannica, tremenda, vendicativa. Un'ebrea che parla di lui. Ma non è la sola, degli ebrei mi hanno scritto, lui probabilmente ha avuto in assegnazione quella schiatta di senza terra, perché tra gli Elohim era uno giovane che doveva farsi le ossa e doveva dimostrare di che cos'era capace. Tant'è che nel libro del Deuteronomio, al capitolo 32, versetto 8, si dice che Elion, cioè il capo di questi qui, Elion vuol dire quello che sta sopra, il capo di questi qui definiva i confini delle nazioni e attribuiva i popoli. E le Bibbie che abbiamo in casa dicono che fece questa attribuzione sulla base del numero dei figli di Israele, e questa è una falsità introdotta dai Masoreti, perché i codici più antichi, che loro hanno cambiato per introdurre il loro pensiero e dare importanza al popolo di Israele, i codici più antichi tutti dicono che lui, cioè Elion, fece la divisione tra i popoli sulla base del numero dei figli degli Elohim, non dei figli di Israele. Cioè si sono contati e hanno detto: tu hai quelli lì, tu ti prendi quelli lì, tu ti prendi quelli là, e così via. I racconti sumeri, da cui quella parte deriva, come sumero accadici, come molte altre parti della Bibbia, che sono più precisi, ci raccontano anche che dopo che questa assegnazione venne fatta, molti di questi qui, che nella lingua sumera accadica sono gli Anunna, erano scontenti delle assegnazioni, perché ritenevano di essere stati trattati male. Alcuni erano scontenti perché non avevano avuto nessuna assegnazione. A dirla tutta, io penso, leggendo poi lo sviluppo della vicenda biblica, che lui fosse uno di quelli a cui non era stato assegnato nulla. Cioè lui si è andato a prendere, difatti dice la Bibbia, lui si prese in eredità quel popolo lì e lo trovò piangente e disperato nel deserto. Quindi o è uno di quelli a cui è stata fatta un'assegnazione infima, o è uno di quelli a cui non è stata fatta nessuna assegnazione, e lui ha detto: vabbè, allora me la prendo per conto mio l'assegnazione. E si è preso quel popolo che non esisteva, tant'è che ha dovuto tenerlo decenni nel deserto per sformarlo in un popolo, perché non era un popolo, era veramente una cozzaglia di genti, e ha dovuto farlo con metodi durissimi, perché ha messo assieme gente anarchica, gente assolutamente libera da qualsiasi vincolo, da qualsiasi pensiero di ordine. Dice questa signora che Mosè ebbe l'incarico di istituire nel deserto, quello dell'Esodo famoso, un campo di addestramento paramilitare. Difatti, se si leggono attentamente i precetti che questo signore qui ha dato, sono quelli tipici di un campo di addestramento. Tra i precetti, per esempio, c'è anche il fatto che lui diceva che quando
si doveva sporcare, bisognava prendere un piolo, andare fuori dall'accampamento, fare una buca, sporcare lì e ricoprire la buca. Perché lui, quando camminava lì, non voleva calpestare Dio. Per fortuna non è Dio, perché altrimenti sarebbe duro pensare, no? Che ha dato quel tipo di... Quando nei comandamenti, siamo di nuovo al Talmud, dice onora tuo padre e tua madre, ve lo leggo così almeno non ci sono dubbi, non dice ama tuo padre e tua madre, cioè il concetto di amore nella Bibbia non c'è, cioè nell'Antico Testamento non c'è l'amore, c'è il terrore, cioè bisognava obbedire per paura, non per amore. Dice onora tuo padre e tua madre, li devi mantenere anche a costo di elemosinare, perché i vecchi non devono pesare sulla comunità, cioè sono cavoli tuoi. Quindi non amare tuo padre e tua madre, ma i tuo padre e tua madre sono cavoli tuoi. Se anche non hai, se non hai soldi per, chiedi l'elemosina, non me ne frega nulla, ma te li mantieni tu. Questo significava quel comandamento, che non ha nulla a che vedere con quello che viene insegnato a noi. Nel primo dei due libri io ho messo in due colonne parallele i 10 comandamenti che sono insegnati a noi e i 10 comandamenti sui quali lui dice espressamente nella Bibbia: su questi ho basato l'alleanza con te, dice a Mosè, e con il popolo di Israele. Prendo un attimo il libro. Ve li leggo. Sapete quali sono i comandamenti sui quali lui ha basato l'alleanza? Lo dice lui, eh? Anche qui ci sono i versetti ebraici pubblicati, quindi... Non contrarre alleanza con gli abitanti del paese, non prendere donne del paese per i figli di Israele, non fare divinità di metallo, osserva le feste, riserva a me, dice lui, tutti i primogeniti maschi, adesso leggiamo cosa c'è scritto nelle vostre Bibbie sui primogeniti, rispetta il sabato, ogni maschio dovrà presentarsi agli Elohim 3 volte all'anno, era un censimento per motivi militari, cioè si poteva sapere su che forza si poteva contare per condurre le guerre di conquista, non offrire il sangue della vittima sul pane, dai a me le primizie della terra, non far bollire il capretto nel latte di sua madre. Questi sono i 10 comandamenti che lui dice, su questi io baso l'alleanza tra me e voi, non quelli che sono insegnati a noi. Ci sono anche quelli, non è che li hanno inventati, ma non sono quelli su cui lui dice di aver basato l'alleanza. Quelli su cui ha basato l'alleanza sono quelli che vi ho letto. Lui chiede di avere i primogeniti maschi, li vuole di 8 giorni. 8 giorni, sia degli uomini che degli animali. Non me lo vedo, lui che si alleva dei bambini di 8 giorni. Bibbie vostre, quelle che avete in casa. Volevo che gli fossero offerti. E come gli dovevano essere preparati? Del sacrificio che preparerete per me, offrite il grasso che copre gli intestini, ogni grasso che sta intorno agli intestini, i 2 reni e il grasso che sta sopra ad essi intorno ai lombi, ma toglierete la massa grassa del fegato sopra i reni. Tutto questo farete fumare per me sull'altare. I primogeniti di 8 giorni li voleva così.
poi parliamo dei fumi. Che questo fosse un precetto feroce, lo riconosce anche lui, eh? Se voi prendete il libro di Ezechiele, quando lui parla, quindi sto leggendo le vostre Bibbie, quando lui, parlando con Ezechiele, rifà un po' la storia, i trascorsi, dice: io stesso diedi loro ordini non buoni, norme che non davano la vita. Ascoltate bene, perché qui vi leggo due traduzioni dalle Bibbie tradizionali. Li feci macchiare di impurità con le loro offerte di consacrazione di ogni primogenito. Allora noi ci chiediamo: come fa una famiglia a macchiarsi di impurità se offre il suo primogenito a Dio? Cioè, come dire, faccio diventare sacerdote non mio figlio perché lo offro a Dio? Bene, lui dice che quando loro facevano le offerte di consacrazione si macchiavano di impurità, lo dice lui, eh? E dice: e ho dato questi ordini per gettarli nella costernazione affinché riconoscessero chi ero io. Questa è una traduzione edulcorata, sempre delle Bibbie normali, e se voi avete in casa una Bibbia della CEI, quindi Conferenza Episcopale Italiana, quindi Bibbia ufficiale, dove hanno avuto il coraggio di tradurre esattamente, bisogna riconoscerglielo, il verbo ebraico avar non significa consacrazione, ma significa questo: diedi loro delle leggi non buone, precetti per i quali non potevano vivere, attenzione, li contaminai con i loro doni quando facevano passare per il fuoco ogni primogenito, se li faceva bruciare. Per colpirli duramente affinché conoscessero chi sono io, cioè io comando, voi eseguite, e vi piego obbligandovi a bruciarmi i vostri primogeniti. Nelle vostre Bibbie, questi sono passi che ovviamente non vengono mai commentati, però quando si leggono, adesso poi parliamo dei fumi, vi leggo una cosa sui sacerdoti, eh? Ah, tra l'altro anche qui, chi usava quel grasso lì per consumi suoi veniva ucciso. Lo leggete nelle vostre Bibbie. Allora noi, chi era che preparava questa carne qui in questo modo? I sacerdoti, i Coanim. Noi abbiamo tutti bene in te, e voi quando c'è l'ora della pausa, perché io... noi abbiamo in mente i sacerdoti nostri, no? Cioè persone che hanno la cosiddetta vocazione spirituale, sono chiamati da Dio e devono occuparsi delle anime dei fedeli e portarle a Dio. Ecco, i sacerdoti biblici sono tutta un'altra roba. Era una categoria di persone che doveva occuparsi di lui, anche perché non c'erano anime da portare a Dio, era gente che doveva dedicarsi esclusivamente al suo servizio, la sua dimora, il suo cibo, tutto ciò che serviva a lui. Loro erano esentati da tutti gli altri servizi, erano i discendenti di Aronne, considerato formalmente fratello di Mosè, ma anche qui ci sarebbe molto da discutere, anzi quasi sicuro che non lo fosse, ma comunque fa niente, non ci importa. Tutti i discendenti di Aronne appartenevano al gruppo dei Coanim, quindi non importava che cosa si pensasse, che cosa si credesse, si diventava Coanim perché si usciva da quella famiglia lì. Salvo, lui dice a Mosè: parla ad Aronne, diciamo formalmente il sommo sacerdote, e digli: nessuno della tua discendenza per sempre che sia difettoso porti il cibo a me, perché nessun uomo che abbia un difetto deve farmi le offerte, né un cieco, né uno zoppo, né uno che abbia mutilazione o deformità,
né un uomo che abbia un difetto ai piedi o alle mani, né un gobbo, né un nano, né uno affetto da malattia agli occhi o da scabbia o da piaghe, o uno che abbia i testicoli difettosi. Ordini suoi. Le persone fisicamente non perfette non le voleva vedere. E ripete, per essere sicuri, nessun uomo della discendenza di Aronne che abbia un difetto si avvicini per offrire il cibo a me. Ha un difetto, non si avvicini. Alla faccia dell'amore per gli ultimi. Ma nell'Antico Testamento l'amore non c'è. Sia ben chiaro, vi ho detto prima, io non parlo di Dio. Io di Dio non so nulla. Dio esiste? Dio esiste. Esiste il Dio d'amore? Fantastico, esiste il Dio d'amore, non me ne occupo. Cioè, chi ha la fede nel Dio di amore, viva la sua fede nel Dio di amore. Quello che io sto raccontando è ciò che leggo in un libro. Se questo libro non parla del Dio di amore, non vuol dire necessariamente che il Dio di amore non esista. Questo appartiene alla fede, di cui io non mi occupo. Io vi racconto ciò che mi pare di leggere in un libro. Però ve lo sto raccontando, al di là delle cose che traduco, leggendo le vostre Bibbie. Queste sono quelle ufficiali, questa è la Bibbia San Paolo, questa è la Bibbia della Società Biblica di Ginevra, quella che pubblica le Bibbie ufficiali per tutto il mondo, in tutte le lingue del mondo. Se voi avete una Bibbia CEI, trovate delle traduzioni abbastanza corrette. Hanno avuto il coraggio di non nascondere. Capite qual era la scelta per i sacerdoti? Fisicamente perfetti. Arrivo subito. Una egittologa mi ha scritto che questo corrisponde esattamente alle stesse disposizioni che valevano per una casta sacerdotale egizia, che erano quelli attenti all'allevamento degli animali che servivano come nutrimento per questi qui che in Egitto erano gli Shamshuhor, cioè i compagni di Horus, o i Netzeru, cioè insomma, come dire, i guardiani del tempo dell'inizio. Quei sacerdoti dovevano essere fisicamente perfetti. Oltretutto dovevano rasarsi completamente il corpo per motivi igienici. Cioè non ci si poteva avvicinare a loro in Egitto se non si era fisicamente... Non ci si poteva occupare degli animali di cui loro si nutrivano se non si era fisicamente perfetti. Esattamente come gli ordini che da lui qui. Avevo paura di infezione. Sì. Chiedo scusa perché c'era prima una domanda là. Sì. È stato creato per sostituire gli schiavi. Sì. Sì. Perché un eroina ammazza gli Adamo che vogliono servire a estrarre l'oro? Allora, siamo in tempi diversi. Mi spiego. Così magari introduciamo il discorso di Adamo ed Eva. Allora, stando ai racconti dei Sumeri, quando questi sono arrivati, hanno fatto, diciamo, quello che loro chiamano il lulu, cioè il miscelato, no? Che è lo stesso racconto che abbiamo nella Bibbia, cioè hanno miscelato i patrimoni genetici. Io poi non so se l'avessero fatto per raccogliere l'oro, è probabile, perché comunque anche qui tutti i popoli parlano di un'età dell'oro, cioè dell'età in cui uomini e dei vivevano assieme, quindi è molto probabile. Quando arriviamo al tempo di Mosè, stando a ciò che dicono i genetisti della cosiddetta Eva mitocondriale, sono passati almeno 250.000 anni. Quindi l'epoca della raccolta dell'oro è un'epoca molto antica, che si rifà appunto al momento in cui loro hanno fatto questo primo intervento, creando, formando probabilmente l'Homo sapiens. Quando siamo al tempo di Mosè, tutto questo discorso della raccolta dell'oro, cioè delle miniere, era, come dire, un ricordo antico. Quindi questi erano colonizzatori che governavano su dei popoli e cercavano, attraverso le guerre che conosciamo dalla storia, di conquistarsi i territori gli uni con gli altri, no? Perché erano in lotta tra di loro. Quindi ciò che a lui interessava era avere un popolo col quale andarsi a conquistare un territorio che non gli era stato assegnato, tra l'altro. Il territorio di Canaan. Tant'è che lui
lui se lo deve conquistare e deve crearsi un gruppo di combattenti, cioè un piccolo esercito, se lo deve conquistare con molta fatica, conducendo e operando secondo una tattica necessaria e quindi anche intelligente per il modo in cui l'ha attuata, cioè di conquistarsi dei piccoli pezzettini per volta, tra l'altro non è mai riuscito a conquistarlo tutto, mai, quindi non ce l'ha fatta, no? Perché lui parlava della cosiddetta terra promessa, ma lui non è mai stato in grado di dare questa terra a quel popolo, così come l'aveva in mente lui e così come la prometteva, e quindi si andava a conquistare dei pezzettini a macchia di leopardo, cioè quando, diciamo, i potenti del tempo, quindi dagli Egizi, gli Assiri, i Babilonesi, gli Ittiti, erano, diciamo, in altre faccende affaccendati, loro se ne conquistavano il pezzettino, si insediavano e poi stavano fermi per un po', e poi quando di nuovo questi, diciamo, guardavano da un'altra parte, se ne conquistavano un altro pezzettino e così via. Quindi in realtà le esigenze sue non erano più quelle, appunto, delle miniere dell'oro, ma erano le esigenze di un normale governatore locale che cercava di ampliare la sua sfera di controllo e di dominio. Io dicevo, avevano paura di essere inventati da qualcosa. Sì. Questo pare abbastanza chiaro, è appunto una delle frasi che ho letto all'inizio di questa ebrea, che diceva: quando si parla di purità, lo vogliamo dire una volta per tutte che significava che bisognava essere puliti di corpo, tant'è che quei pochissimi che avevano l'autorizzazione a entrare a casa sua, diciamo così, dovevano entrare lavati e con vestiti puliti. Se noi leggiamo nel libro Etiopico di Enoch, che è un libro non canonico per le Bibbie nostre, ma è canonico per le Bibbie copte, quindi un'altra Bibbia ancora, tanto per intenderci, si dice addirittura che appunto loro cospargevano di olio quelli che ricevevano, e li cospargevano di olio proprio perché dovevano, come dire, anche quello lì era un altro tentativo di tenere ferma ogni possibilità di contaminazione. Tutte le prescrizioni igieniche che ci sono nella Bibbia, che sono tante, nascono proprio da questo fatto. Per esempio, vi ho letto prima i 10 comandamenti, no? L'ultimo era non far bollire il capretto nel latte di sua madre. Anche questa è una prescrizione di carattere sanitario, nel senso che attraverso il latte delle capre e il colostro si diffondono certe malattie virali, quindi non bisognava metterle assieme. Questo ha un parallelo interessante nei racconti sumero-accadici, in cui si racconta che i capi di questi qui, cioè uno dei due capi con la moglie e con il figlio, hanno rischiato di morire per aver mangiato carne avariata. E da quel momento in avanti sono partite, come dire, una serie di circolari esplicative, no? Dove dicevano, nelle tavolette, carne pulita, carne più pulita, carne lavata, carne più lavata, carne lavata, carne più lavata. Cioè sono diventati attentissimi alle prescrizioni igieniche perché hanno rischiato di morire, proprio uno, la famiglia di uno dei due capi. E se noi andiamo a vivere in un villaggio Bantu non ci facciamo almeno 10 vaccinazioni? E siamo questi. Facciamo finta che siano arrivati da un'altra parte. Erano di carne ed ossa e quindi, come dire, il sistema immunitario era forse preparato ad altre cose, non a questo. Tant'è che lui stava molto attento a non farsi avvicinare se non da pochissimi super selezionati, che in ogni caso si dovevano lavare ogni volta prima di entrare da lui. Prego. Quando fatto questi errori si sono fatti il piano come altro, come hanno fatto? Si distruggevano un contatto sessuale. Non ce la facevano più. Dice nel Talmud c'è un commento che è il Genesi Rabbà, che parla di quel passo lì, e dice che in realtà si prendevano queste femmine nel momento in cui erano, forse non a caso, lavate e abbellite per il matrimonio, cioè se le prendevano quando erano particolarmente belle e a posto, una sorta di ius prime noctis, diciamo così. Potrebbe essere
Un altro commento, sempre del Genesi Rabbà, dice che in quelle occasioni lì non si negavano nulla, perché dice prendevano anche maschi e animali, dicono gli ebrei, eh? Sì. Prego. Volevo dire, la figura che sta avvenendo poi molto edificante di questa persona, diciamo, mi fa venire in mente quel Dio descritto nel Corano, in racconto e predicativo. Quindi è possibile che loro abbiano fatto una traduzione più attenta della nostra? No, più attenta no, perché voglio dire, il racconto vendicativo nella Bibbia è proprio aiosa, cioè basta leggere attentamente la Bibbia, per, la Bibbia non nasconde queste cose qua. Oppure una visione diversa, ma comunque anche, cioè questa visione qui che sta venendo fuori, non è che viene fuori la traduzione particolare, viene fuori leggendo le Bibbie, cioè sta roba qui dei primogeniti ve l'ho letta dalle traduzioni delle Bibbie che abbiamo tutti in casa, e ce ne sono un sacco, cioè io adesso... ho scelto così, ma ce ne sono un sacco, certo. Perché non leggiamo la Bibbia, cioè perché noi abbiamo l'idea di ciò che ci è stato raccontato, non di ciò che è stato scritto. Mi... io sono pensato da che quale quantità di... la Bibbia non ci dice nulla, perché nella spartizione del territorio non hai... Tornando a, visto che è stato citato Sitchin, 600, arrivati qui a gruppi di 50. Sì. No. 600. Prego. Riguardo invece di lui universale, la Bibbia scrive qualcosa in merito rispetto a tecnologie che arrivano per inondare la Terra, come sta avvenendo a noi. Possiamo spegnere? Anche grazie. Sì, parliamo un attimo di Noè. O no, forse facciamo la pausa? No, stanno preparando, appena che è pronto. Allora mi dite voi. Ok, va bene. Noè, quando decidono di fare questo, uno dei due capi, la Bibbia ovviamente, siccome rimanda tutto a Yahweh, considera lui solo, i racconti dei Sumeri, che sono più precisi, parlano dei contrasti tra i due capi, dice no, vabbè, insomma abbiamo fatto tutto questo lavoro per proprio per qualcuno, salviamolo, e salvano Noè, che viene chiamato Utnapishtim o Ziusudra o appunto Noè per quanto riguarda la Bibbia. Tra l'altro c'è anche il Noè cinese, combinazione, Noa, un'assonanza, vabbè. E quindi decidono di salvarlo, e la Bibbia dice che decisero di salvare lui perché era uomo integro. Ora noi intendiamo integro moralmente, eticamente, significa integro fisicamente, o se vogliamo essere più precisi, con ogni proprietà, integro geneticamente. Torniamo un attimo al libro etiopico di Enoch, quello che non è canonico per noi ma che è canonico per i copti. Lì la storia di Noè è raccontata più nei particolari. Si dice che quando Noè nasce, suo padre Lamech lo guarda e dice: ma porca miseria, questo qui non è figlio mio, questo qui è figlio di quelli là, perché era di pelle bianca, di occhi chiarissimi e di capelli chiarissimi. E lui lo vede subito, dice: non è figlio mio, è figlio di quelli lì. E si arrabbia, perché la cosa mica gli piace. Allora dice a suo padre: vai un po' a chiedere spiegazioni a Eno che era un patriarca biblico che trovate nelle Bibbie, e che la Bibbia dice che loro si erano presi con lui e se l'era portato nel loro centro di comando. Vai un po' a chiedere spiegazioni. Allora il padre, cioè diciamo il nonno di Noè, va da Eno che gli chiede spiegazioni. Eno che gli dice: stai tranquillo, loro hanno deciso così, attraverso di lui si ricostituisce almeno parzialmente la purezza, tra virgolette, genetica. Sì, bianco di pelle, curioso. Nei racconti sumero-accadici, i capi sono gli Anunna, le gerarchie intermedie si chiamano IGG o IGU, che vuol dire gli osservatori, i vigilanti. E questi sono definiti Galgai,
che vuol dire pelle di latte. Il Galga sumero diventa Milku accadico, che vuol dire pelle di latte. Le gerarchie intermedie ebraiche, cioè quelli che eseguivano gli ordini per conto degli Elohim, allora abbiamo i Gigi, che vengono chiamati Galga, che in accadico sono i Milku, in ebraico sono i Malachim, cioè la radice Melk, quelli che vengono tradotti come angeli, cioè i portaordini e gli esecutori per conto degli Elohim. Milk, vi dice niente? Combinazione, ma non è una combinazione. Quelli avevano la pelle bianca. Noè aveva la pelle bianca, suo padre si accorge subito e dice: porca vacca, mia moglie. Sono quelli là, è un figlio di quelli là. Nefilim. Sì, non alcuni, la Bibbia. La Bibbia dice che quando i figli degli Elohim unirono con i figli degli Adam, nacquero quei famosi Gibborim di cui dicevo prima, dice che in quel tempo e anche dopo sulla terra c'erano i Nefilim. E i Nefilim fanno parte, perché la Bibbia poi li riprende in altri passi, di un gruppo di individui che vengono chiamati Nefilim, Anakim, che vuol dire quelli dal collo lungo, dei figli della stirpe dei figli di Rafa o Refaim o Emim o Zamzumim, che sono i giganti. In due passi la Bibbia dice che alcuni di questi giganti avevano 6 dita per ogni arto, dice la Bibbia, quelle che avete in casa, non c'è bisogno di traduzione particolare, 24 dita in tutto invece dei 20 che abbiamo noi. Quindi esisteva questa stirpe, non si sa da dove provenga. Io nel libro, qui c'è il discorso Sicin, che dice che Nefilim deriva dalla radice Nafal, che vuol dire o discesi o caduti. Su questa interpretazione ci sono 2 università americane, Berkeley e Wisconsin, che da tempo stanno disputando, perché una dice che Sicin ha ragione, l'altra dice no, che non è vero. Per un fatto di vocalizzazioni, di attivo, passivo, li lasciamo stare, non ci interessa la filologia nelle conferenze, e quindi stanno discutendo un sacco di tempo, non si verrà mai a capo di nulla, perché tanto nessuno sa come fossero vocalizzati all'inizio, quindi tutto rimane così, ognuno mantiene le sue idee. Io nel libro formulo una ipotesi, perché c'è la parola aramaica nefilà, che è singolare, e che ha un significato univoco, significa costellazione di Orione. Quindi se vogliamo lavorare di fantasia, ma difatti lì la metto proprio come purissima ipotesi perché non ne so nulla, Nefilim, plurale di Nefilà, Nefilà significa costellazione di Orione, Nefilim potrebbe essere orioniani, orioniti, non so. Certo è che la cosa è curiosa, soprattutto è curioso il fatto che quando i greci, nella traduzione dei 70, famosa, fatta nel III secolo a.C., trovano la parola Nefilim, traducono gigantes, giganti. Ora, chi conosce la costellazione di Orione, che è probabilmente la costellazione più grande che esista, che è gigantesca perché Orione nel mito greco era un cacciatore della Beozia, un gigante, che inseguiva, era innamorato delle Pleiadi, inseguiva le Pleiadi, Artemide era innamorata di lui e lui non se la filava, allora lei lo fa uccidere. E quindi, diciamo, poi viene mitizzato e messo su nel cielo in forma di costellazione. Certo è che Orione è un gigante, cioè era un gigante nel racconto greco. Nefilà in aramaico significa costellazione di Orione. Quando i greci trovano Nefilim, traducono gigantes,
magari, chissà, un'ipotesi di approfondimento, diciamo, la scienza ufficiale la potrebbe fare, se e quando avrà voglia, cosa di cui dubito, ma insomma, comunque. Prego? Sì, la cintura di Lama, di Tacca e Mintaka, esatto, cioè le tre stelle della cintura di Orione, certo. Siamo nel campo delle ipotesi, tali le manteniamo, perché tanto la cosa bella è avere dei dubbi per continuare a studiare, altrimenti poi uno si rompe le scatole, quando è meglio non sapere, così almeno c'è più stimolo per studiare. Prego. Perché no? Non lo so. Ogni tanto compare questo genere eccessivo, probabilmente, anche perché nella Bibbia di questi giganti, cioè ciò che si ricava dalla Bibbia, è che a un certo punto sono andati scomparendo. Nel senso che dice la Bibbia, a un certo punto erano ridotti a vivere in tre centri abitati, che sono Jaffa, Gat e Ashdod, e poi nomina anche gli ultimi tre che sono stati uccisi in battaglia, dopodiché non se ne parla più. Questi combattevano nelle file dei Filistei contro gli ebrei. Qui, sì, uno di questi era Golia, sì. Difatti era Golia di Gat, cioè uno dei 300 abitati in cui questi erano stati ridotti a vivere. Sono stati sconfitti più volte, Yahweh combatteva contro di loro, quindi evidentemente erano in conflitto, però poi a un certo punto sembrano scomparsi. Finito? Ok. A parte Polifemo, sì sì, certo, dovremmo. Allora, mi dicono che è pronto il... Sì. Allora, parliamo un attimo di Adamo ed Eva. Quel racconto della creazione o formazione dell'uomo di cui vi ho detto prima, cioè quello con lo Tselem, si riferisce appunto al racconto della Genesi in cui si parla di Adamo ed Eva, che leggendo attentamente le Bibbie che abbiamo in casa si capisce che non sono i progenitori dell'umanità, nel senso che sono con ogni probabilità un gruppo che loro si sono fatti per loro, o che avevano intenzione di farsi per loro, e che hanno posto in quello che si chiama nella Bibbia il Gan Eden, cioè il famoso paradiso terrestre. Dunque, Gan in ebraico significa luogo recintato e protetto. I racconti sumeri che parlano della stessa vicenda lo nominano, lo chiamano Sumero Kadish, lo chiamano Harshag, che vuol dire luogo recintato e protetto posto sul Har, cioè posto in alto sulla montagna. E questo termine poi passa nella lingua iranica, che è Pairida Essa, nella Vesta, che significa luogo recintato e protetto, da cui deriva il greco Paradeisos, che è un termine usato da Senofonte per indicare i giardini recintati e protetti dei signori di Persia. Dal Paradeisos greco deriva il Paradisum latino, da cui deriva il paradiso nostro. Ma quello era un luogo recintato e protetto all'interno del quale loro hanno messo, diciamo, l'Adam e la Hawa, cioè Adamo ed Eva, che, come sappiamo, fanno questi primi due figli, Caino e Abele. Sappiamo della lotta, diciamo della contesa tra i due, sappiamo che Abele offriva agli Elohim un sacrificio che a loro piaceva, invece Caino offriva agli Elohim un qualcosa che a loro non piaceva. Se ci ricordiamo ciò che c'è scritto nella Bibbia, ci ricordiamo che Abele offriva gli agnelli, Caino offriva gli ortaggi.
abbiamo visto prima che predilezione lui avesse per il grasso. Quindi forse una spiegazione molto semplice. Uno gli offriva ciò che gli piaceva e l'altro gli offriva ciò che non gli piaceva. Diciamo che nasce la gelosia, per semplificare, Caino uccide Abele. Caino non viene punito. Caino viene semplicemente allontanato da quel gruppo tribale. E Caino dice: ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Chi è sto chiunque, se c'erano solo loro? È che attorno al gruppo, cioè attorno al giardino recintato protetto, era pieno di individui che non dipendevano da Adamo ed Eva. E Caino ne aveva paura, perché loro vivevano in una situazione protetta, cioè in una situazione di contatto diretto con questi signori per i quali lavoravano in quel, diciamo, territorio sperimentale dove loro piantavano coltivazioni, eccetera, e questo gruppo doveva lavorare con loro e per loro. Diciamo, allontanato di lì, lui ovviamente teme, però si trova delle mogli. E dove le trova le mogli se fuori non c'era nessuno? Nel libro dei Giubilei, che è un altro libro per noi apocrifo, per i copti canonico, ci sono i nomi delle mogli di Caino, che fa dei figli, i quali a loro volta trovano delle mogli. Ci sono i nomi delle mogli di Caino. Quindi Adamo ed Eva non sono i progenitori dell'umanità. Se anche Adamo ed Eva avessero compiuto il famoso peccato originale, cosa che adesso vediamo anche su base biblica non è, se anche avessero compiuto il peccato originale non l'hanno trasmesso all'umanità, perché l'umanità non dipende da loro, da loro dipende una linea di discendenza, ma non l'umanità. E se l'umanità non dipende da loro, adesso qui c'è una signora che poi mi dirà un po' di più, ma pazienza, aveva senso per Dio mandare suo figlio a farsi massacrare e uccidere per liberare l'umanità da una macchia che non c'è, visto che l'umanità non dipende da Adamo ed Eva? No. I teologi hanno avrebbero un po' di cose da spiegare. Perché diciamo che probabilmente non c'è neppure il peccato originale? Quando, tanti anni fa, traducevo l'inizio alla Genesi, e quindi avevo in mente la mia educazione cristiana, sapevo che nel momento in cui Eva aveva mangiato il famoso frutto di quell'albero della conoscenza del bene e del male, così mi era stato insegnato, in quel momento l'uomo aveva acquisito la coscienza del bene e del male, la consapevolezza di ciò che è giusto e di ciò che non è giusto, di ciò che si può e si deve fare, di ciò che non si può e non si deve fare. Solo che nella Bibbia questo non c'è. Nel senso che non ci sono i cosiddetti grafemi, cioè le espressioni bibliche che indicano la distinzione tra bene e male. Non c'è nella Bibbia l'acquisizione della distinzione tra bene e male. Perché la distinzione è sempre indicata con delle espressioni precise. Se noi diciamo distinguere una mela da una pera, nella Bibbia si dice si distingue tra una mela e tra una pera. E questo nella Genesi non c'è. Cioè, in quei passi lì proprio questo è assente. Ovviamente, queste erano cose che, così, insomma, considerazioni che facevo a livello personale. Poi, nel dicembre del 2009, all'Ateneo Veneto a Venezia si è tenuto un convegno su Bibbia e psicanalisi e hanno partecipato psicoterapeute freudiane che hanno analizzato questo passo biblico e quindi hanno raccontato dal punto di vista, diciamo, psicanalitico quella vicenda, quindi con la nascita della consapevolezza del bene e del male, la nascita dei sensi di colpa, eccetera, eccetera, eccetera. Dal punto di vista biblico c'era il biblista ebreo Amos Luzzatto, già presidente anche dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, che ha fatto i complimenti per la bella analisi alle psicoterapeute freudiane, ha detto però questo nella Bibbia non c'è.
perché la Bibbia non parla di distinzione tra bene e male, parla di sperimentazione di aspetti positivi e negativi di una conseguenza, di una situazione, non distinzione tra bene e male. Ha detto addirittura Amos Luzzatto. Il termine ebraico che indica male, che è ra, non ha nulla a che vedere con il concetto del male, ma si riferisce alla fisiopatologia del corpo umano. Cioè, quando quei due hanno compiuto il cosiddetto peccato, a seguito del quale, diciamo, hanno mangiato il famoso frutto, che poi non è una mela, è un frutto, non si sa che frutto fosse, qualcosa di... scoprono, dice la Bibbia, di essere nudi. Ma la cosa curiosa non è che scoprono il concetto della nudità così come ce l'abbiamo in mente noi, no? Cioè il maschio si nasconde, la maschio si nasconde dalla femmina e viceversa. No, no. Intanto perché erano nudi fino al minuto prima. Ma loro nascondono i loro genitali nei confronti di questi qui. Non è che si nascondono tra di loro. Non c'è la vergogna della nudità tra maschio e femmina. C'è il timore, il terrore che questi qui scoprano che cos'è avvenuto. Cioè che loro hanno scoperto di essere fertili, cioè di riprodursi autonomamente rispetto a loro. Tant'è che quando loro se ne accorgono dicono: benissimo, adesso siete diventati come noi. Cioè prima a fare voi ci pensavamo noi, adesso voi siete fertili, fuori di qui. E adesso voi sperimenterete, questa è la conoscenza biblica, Yadà, sperimenterete il bene e il male, cioè gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di questa scelta che avete fatto. Avete voluto la bici, adesso pedalate. È quella che si chiama, non è una condanna, è quella che si chiama la sentenza post eventum, cioè avete fatto una scelta, benissimo, adesso ne vivete le conseguenze, però fuori di qui. Questo è con ogni probabilità ciò che è avvenuto. Tant'è che dicevamo sluzzato, il concetto male, il termine male, indica la fisiopatologia, cioè la sofferenza fisica, tant'è che le due cose che loro ricordano immediatamente ai due sono: tu, maschietto, adesso quando avrai fame dovrai procurarti cibo, perché finché stavi qui con noi non avevi questo problema, adesso sono cavoli tuoi. Tu, femminuccia, fino a che stavi qui con noi non avevi problemi di procreazione, adesso scoprirai che fare figli fa male, però hai fatto questa scelta, sono cavoli tuoi, fuori, e li allontano. Prego. Probabilmente ciò che è avvenuto e ciò che è scritto sulla Bibbia. Sì, sì, cioè, allora io ho dato una... No. È ciò che è scritto sulla Bibbia. Io poi ho, ovviamente, nella spiegazione estendo un attimino il testo, ovviamente, altrimenti dovrei leggere esattamente i versetti biblici. Perché, appunto, dicevo, probabilmente ciò che è avvenuto perché loro nascondono non la nudità, ma solo i genitali. Non li nascondono tra di loro, ma li nascondono nei confronti di questi qui. Cioè, come dire, questi qui, oddio, appena questi qui scoprono che noi abbiamo scoperto la funzionalità dei genitali, viene fuori un casino. Difatti è venuto fuori un casino. Quindi probabilmente noi stiamo pedalando perché loro due hanno voluto la bicicletta. Esattamente. E ha detto adesso fuori di qui, perché ne perdevano il controllo e non volevano che questo avvenisse. Questo è anche ciò che dice, appunto, Amos Luzzatto. Questa cosa qui potrebbe essere avvenuta. Scusi, sì. Questo va un po' in contrasto con i Sumeri, perché loro ambivano alla realizzazione di questa funzionalità loro del concepire figli da loro. Quella che vediamo, quella che c'è già proiettata. Le donne hanno un disegno che fa schifo perché l'ho fatto io, avete pazienza, ma adesso ve lo spiego. Le donne animali non volevano più procreare, quindi loro cercavano questa funzionalità genetica
da trasferire, quindi è comunque questa cacciata comunque non si sposa molto con l'idea Anunnaki. Sì, se si riferissero alla stessa cosa, nel senso che questi signori qui, come dicevamo prima, hanno fatto con ogni probabilità i primi interventi per creare l'Homo sapiens, se sono quelli a cui si riferisce il racconto sumero, e poi alcuni di loro si sono fatti questa specie particolare per portarsela lì dentro. Quindi sono due racconti diversi. Tant'è che se io dovessi collocare, cioè, il discorso iniziale, e andiamo a vedere che cosa dicono i genetisti, lo possiamo collocare intorno ai 200-250 mila anni fa. Sto parlando dei genetisti che parlano della Eva mitocondriale. Eva mitocondriale, che vuol dire, l'hanno chiamata loro convenzionalmente così, che vuol dire la prima femmina sapiens che ha trasmesso i mitocondri a tutte le femmine, poi diciamo, della specie. Perché la prima femmina sapiens? Perché i mitocondri, che sono dei batteri che noi abbiamo dentro le nostre cellule e che non dipendono dal nostro DNA, ma hanno un loro RNA con cui si moltiplicano, sono quelli che respirano per noi. Cioè, se questi batteri che sono dentro di noi si mettono in sciopero, noi moriamo asfissiati nell'arco di un minuto e mezzo, due. Per fortuna non si mettono in sciopero e quindi continuano a lavorare. I mitocondri sono grandi, non stanno negli spermatozoi maschili, possono essere trasmessi solo dall'ovulo femminile. Per questo si parla di Eva. I genetisti accademici parlano di Eva mitocondriale, perché soltanto la femmina può trasferire i mitocondri. Quindi i mitocondri del sapiens arrivano da una Eva sapiens, non dal maschio, perché il maschio non può trasferire. Quindi un'ipotesi, no? Parliamo del primo, quindi 250.000 anni fa. Se facciamo la ricostruzione delle genealogie da Adamo ed Eva fino a quello che potrebbe essere il piccolo diluvio, quello che per esempio l'archeologo Leonard Woolley ha trovato in Mesopotamia e ha collocato intorno al 3200 a.C., la vicenda di Adamo ed Eva potrebbe essersi verificata intorno al 4000 a.C., cioè molto recente. Nel senso che loro avevano voglia di dire, vabbè, adesso ce ne facciamo alcuni per noi, ce li teniamo qui dentro. Gli altri, tant'è che appunto, come abbiamo visto, era pieno di Homo sapiens attorno al Gan Eden. Quindi loro si erano fatti questa specie per dire, adesso questi qui ce li facciamo appositamente per noi. Poi li sono sfuggiti al controllo e li hanno cacciati fuori e messi in mezzo a tutti gli altri. Come tipo selezionare la razza? Una cosa del genere. Tant'è che da Adamo ed Eva si arriva poi a Noè, no? C'è tutta la genealogia. Da Noè arrivano Sem, Cam e Jafet. Sem, o meglio Shem, in sumero accadico è Shum. Quindi i figli di Shem sono anche i figli di Shum, e i figli di Shum sono, come si dovrebbe leggere correttamente, i Shumeri. Quindi è molto probabile che gli ebrei fossero i Sumeri, o meglio, che la discendenza di Abramo fosse sumera, tant'è che Abramo deriva, cioè viveva nel posto dove vivono i Sumeri. E questo spiegherebbe una curiosità, che nella Bibbia vengono nominati tutti i popoli che hanno avuto rapporto con gli ebrei, tutti, compresi gli Ittiti, che era un popolo che diciamo la scienza storiografica nostra non conosceva, e tant'è che dicevano, vabbè, qui questi qui, quando la Bibbia parla dei figli di Hatti, in realtà si è inventato perché non sono mai esistiti. Poi li hanno scoperti, gli Ittiti. Quindi la Bibbia parla di tutti meno che dei Sumeri, non cita mai i Sumeri, che pure sono stati un popolo importante. Cita tutti, non i Sumeri, perché con noi in realtà erano loro. Prego. L'Eva di cui parliamo è quella però creata dal materiale genetico di Adamo, che viene addormentato. Sì. Sembra che lì sia descritta un intervento di clonazione o cose del genere, tant'è che dice la Bibbia che indusse in Adamo, cioè nel maschio, un sonno profondo. Gli prese quella che viene tradotta come costola, che è Tselah. Tselah significa parte laterale curva.
E la Bibbia dice gli presentazzela, cioè gli presentà una parte, un qualcosa che non sappiamo che cos'è, e con quello ha fatto la femmina. E dice che dopo avergli preso quello richiude la carne. Quindi anche qui, se non fosse scritto nella Bibbia, cioè nessuno avrebbe difficoltà a pensare che si tratta di un intervento chirurgico. Va bene. Allora, diciamo un intervento chirurgico. Chi si occupa di clonazione di cellule staminali sa che le parti del corpo da cui in modo privilegiato vengono prese le cellule staminali sono le creste iliache, cioè l'osso ricurvo, e si prendono con un piccolo intervento chirurgico, cioè si usa l'anestesia indussina da un sonno profondo, si fa un intervento e poi un po' si richiude. Questo me lo spiegano quelli che si occupano di trapianti allogenici, eccetera. Quindi in realtà sembra che lì sia descritto proprio una roba del genere. Se invece di essere descritto nella Bibbia fosse in Scientific American o in Nature, nessuno avrebbe difficoltà a capire di cosa si tratta, ma siccome è scritto nella Bibbia non può essere vero, ma noi ce ne freghiamo e facciamo finta che sia vero. Lilith nella Bibbia, per la verità, è presente soltanto in una citazione di Isaia, capitolo 42 se non sbaglio, e dove viene identificata con la civetta. Poi qualcuno legge il nome Lilith però con una forzatura enorme anche in un passo di Giobbe, ma proprio una forzatura enorme. Quindi in realtà la Bibbia di Lilith, intesa come prima femmina o possibile femmina ponte, non parla, perché ci racconta subito di questa qui. Lilith potrebbe essere la femmina ponte perché, qui gli evoluzionisti si arrabbiano, ma pazienza, nessun genetista al mondo è in grado di spiegare come si sia passati dai 48 cromosomi dei primati ai 46 cromosomi dell'uomo, cosa che in natura è impossibile. Cioè non c'è la congiunzione, non lo troveranno mai, perché non c'è. Perché non si passa da 24 a 23 coppie di cromosomi così, se non si fa un intervento. Difatti di questo gli evoluzionisti non parlano, perché non sanno che spiegazione dare. Quindi bisognerà... Cioè nel libro che sto preparando per gli Stati Uniti, dove lì veramente avrò addosso tutti, i creazionisti, gli evoluzionisti, eccetera, introduco una roba che si chiama intervention theory, cioè la teoria dell'intervento. Nel senso che creazionisti dicono che siamo stati creati, tutto il mondo è stato creato 6.000 anni fa, vabbè. Gli evoluzionisti continuano a dire che, pur in assenza dell'anello mancante, io con tutta una serie di cose, anche libero, inserisco tutta una serie di documentazione scientifica, proverò a dire, e se pensassimo alla teoria dell'intervento, che spiega tutto, vedremo cosa succederà. Quindi Lilith potrebbe essere una femmina ponte, quello è il ponte intermedio tra i 48 e i 46. Secondo la tradizione, Adamo avrebbe commesso una colpa, quella di essersi unito con la femmina ponte dopo aver avuto Eva a disposizione. Caino potrebbe essere figlio della femmina ponte, quindi avrebbe potuto essere ancora un intermedio tra, diciamo, per semplificare, gli ominidi e l'Homo sapiens, quindi ancora per esempio peloso, no? E quindi anche da questo poteva nascere il suo, come dire, il suo rapporto conflittuale con Abele, che invece era, diciamo, geneticamente puro perché è nato da Adamo ed Eva. Invece Caino potrebbe essere il frutto di questa unione con la femmina ponte degli ominidi. Però questo nella Bibbia non c'è. Ok? Vabbè. Dunque, questo qui, allora qui vediamo l'Iran, questo qui è l'Iraq attuale, la zona di Sumer è questa qui, di qui ci sono Siria, Libano, Israele, di là c'è la Turchia, lì c'è il Mar Caspio, lì ci sono i laghi Van e Urmia, e qui si possono identificare su base toponomastica i nomi che la Bibbia collega al Gan Eden, cioè al cosiddetto paradiso terrestre. Quindi ci sono il Tigri, l'Eufrate,
l'Uisun, il fiume Uisun, che sarebbe il Gihon, e scusate, l'Uisun, che sarebbe il Pison, e il Gaiun, che sarebbe il Gihon. Lassù in alto, siccome la Bibbia nomina la terra di Cush, lassù c'è ancora adesso la zona che si chiama Cush Dag, cioè la montagna di Cush. Qui c'è, sotto c'è la zona di Avila, dove sono state trovate tracce di miniere d'oro, esattamente come cita la Bibbia. Qui, quella linea che parte da questo lago qui, quella linea mediana, c'è un posto che si chiama Meidan, ancora adesso, che vuol dire giardino recintato e protetto. Verso le rive del Mar Caspio, cioè a est di quel lago lì, a est del Meidan, cioè del cosiddetto luogo recintato e protetto, ancora oggi ci sono i toponimi di Noddi o Noaddi, che vuol dire di Nod, e la Bibbia ci dice che quando Caino fu cacciato si recò uscì a est e si recò in terra di Nod. Quindi, una ipotesi ovviamente, perché non abbiamo, ci mancherebbe nessuna prova, però comunque ci sono tutta una serie di indicazioni toponomastiche che farebbero collocare l'Eden lì. Poi so che ci sono altri studi come quello del professor Spedicato dell'Università di Bergamo, con il quale sono costantemente in contatto, che lo collocano da un'altra parte, però appunto diciamo con sicurezza nessuno sa nulla. Qui, lì in mezzo tra i due laghi, c'è l'Urartu. L'Urartu è il luogo in cui si sarebbe fermata l'arca di Noè, che dice la Bibbia non si è fermata sul monte Ararat, ma sulle alture dell'Urartu, che è una cosa diversa dal dire che si è fermata sul monte, per cui tutti abbiamo in mente che è arrivata su a 3000 metri dell'Ararat, no, sulle alture del, quindi in realtà potrebbe essersi fermata anche a 300 metri di altitudine, no, perché la Bibbia dice alture dell'Urartu. Enzo, possiamo? E sulle alture dell'Urartu è stata trovata questa roba qui. Quindi chi ha il libro in mano può aprire a pagina 256. Che è un modellino lungo 23 cm, largo 8-9 cm, alto 8-9 cm. Dove si vede uno seduto dentro con una tuta, purtroppo il modellino ha perso la testa, con dietro tre ruote, cioè tre cerchi, e che è chiaramente, se non sapessimo che è datata 1000 avanti Cristo e che è collocata nella zona dell'Urartu, cioè lì dove ipoteticamente si può collocare l'Eden, è chiaramente una navicella spaziale monoposto con uno seduto dentro che è la pilota, e che corrisponde, non so se avete in mente l'immagine dell'uomo di Palenque, l'uomo Maya, è esattamente la stessa cosa, cioè un oggetto volante monoposto all'interno del quale si sta seduti come si sta seduti a cavallo. Perché vi dico questo? Perché quando gli Elohim allontanano il gruppo di Adamo ed Eva dal Gan Eden, dice la Bibbia che a guardia della porta a est, quindi dal lato da cui li hanno allontanati, ha messo dei cherubim, cioè ha messo dei cherubini. Ora, noi quando sentiamo la parola cherubini abbiamo in mente le gerarchie angeliche, no? Quindi angeli, arcangeli, troni, potenze, dominazioni, cherubini, serafini, eccetera. Allora, se quando abbiamo detto prima i malachim biblici sono quelli che sono tradotti come angeli, che erano i guardiani, i controllori, i portavoce per conto degli Elohim, su questo nella Bibbia non abbiamo dubbi, sono individui in carne ed ossa, che viaggiano camminando, non volando, che si sporcano, si devono lavare, devono dormire, mangiano, possono essere aggrediti, si devono difendere, insomma sono personaggi che tra l'altro non era piacevole incontrare, tant'è che alcune volte nella Bibbia c'è scritto ho incontrato uno di quelli lì e per fortuna sono ancora vivo. Quindi diciamo che incontrare questi angeli non era una cosa, meno li si vedeva meglio si stava, tanto per capirci.
no? Era bene che loro facessero la loro vita. Allora, mentre parliamo dei Malachim, parliamo indubbiamente di individui. Quando parliamo dei cherubini, sia questi qui del, diciamo, del paradiso terrestre, sia quelli descritti da Ezechiele in quel libro lì, o trovate la traduzione letterale di tutti i versetti che si riferiscono ai cherubini, non si parla neppure di individui, ma sono oggetti meccanici. Sono oggetti meccanici che viaggiano, secondo Ezechiele, in quattro, attaccati al Kevod di Yahweh, poi parliamo un attimo del Kevod di Yahweh, oppure si possono staccare dal Kevod e volano ognuno per conto suo. Sì, comunque diciamo delle particelle monoposto che sono agganciate ad un oggetto volante più grande, si possono staccare e volare per conto loro. Dice Ezechiele che questi cherubini avevano un sistema di ruote concentriche di cui quella più interna è chiamata Gilgal, che vuol dire ruota che turbina rapidamente. Quell'oggetto che vi ho fatto vedere è, per certi aspetti, nella sua complessità, forse la cosa più simile ad un cherubino biblico, nel senso che dietro aveva le tre ruote concentriche, così come dice Ezechiele, da cui uscivano fiamme e rumore, perché dice Ezechiele i cherubini facevano rumore quando volavano, quindi erano oggetti meccanici volanti e su cui, dice la Bibbia, e questo lo trovate nelle vostre Bibbie, cioè tutto quello che vi sto dicendo lo trovate nelle vostre Bibbie, io l'ho solo tradotto più letteralmente, dice che Yahweh stava seduto sul cherubino così come si sta seduti a cavallo e volava sul cherubino. Quindi pensiamo a Yahweh che sale in groppa un angelo e si fa portare. No, usava per certi tipi di spostamenti quel meccanismo lì. Lo dice la Bibbia chiaramente. Quello è un oggetto volante monoposto sul quale si sta seduti come si sta seduti a cavallo. È disegnato, è quella statuetta lì di Toprakkale. Comunque, se andate su internet, se volete segnarvi, e scrivete Toprakkale con due K, lo vedete. Prego, Toprakkale, 2K, perché è il nome della località in cui è stato trovato. Prego. Ah! Prego, sui monti dell'Urartu, datata 1000 avanti Cristo, e quindi dobbiamo pensare che probabilmente nel 1000 avanti Cristo, in quel territorio lì che ipoteticamente si può identificare con il grande territorio dell'Eden, all'interno del quale viene posto il giardino, perché così dice la Bibbia, pose un giardino in Eden, quindi Eden era un territorio molto vasto e all'interno loro si fanno questo giardino recitato e protetto, in quel territorio lì è stata trovata quella statuetta lì lunga 23 cm. Sì, questi personaggi che viaggiavano spesso i delubino baccalà sono in carne e ossa. Sì. Mangiavano. Ci sono delle ricostruzioni fatte dai rabbini. Delle strutture su cui veniva conservato il pane che veniva fatto per lui, io, solo che non posso portarmeli dietro, sono dei tomi, gli studi di Rav Shlomo Bechor, le ricostruzioni, e se siete mai stati nel retro di una panetteria a vedere quelle strutture metalliche dove si mettono le pagnotte ad asciugare, esattamente la stessa cosa. Io volevo sapere, questi personaggi potevano procreare? Perché
io sì, la Bibbia parla che avevano, dice che avevano dei figli, sì. Perché dal momento in cui ci sta la scena da Eva, loro allontanano Eva perché anche Adamo. Anche Adamo. Perché quelli che si erano fatti per loro, secondo uno dei due capi, non dovevano procreare, cioè dovevano rimanere sotto il loro controllo. No, dopo però. Dopo, insetto. Prima? Prima probabilmente avevano delle loro femmine, solo che la Bibbia ovviamente non ne parla, perché la Bibbia ha eliminato l'aspetto femminile. La Bibbia che abbiamo noi, ripeto, poi insomma, no? Dicevo prima che altri ebrei dicevano che Yahweh aveva la sua Asherah, cioè aveva la sua compagna femminile. Non c'è mai stato nessun passato con Eva? No, va bene, non descritto. Poi... come dire, non escluderei. Se il territorio dell'Eden è così vasto, non è strano che mette due cherubini in un punto preciso? No, il punto preciso è il giardino, per proteggere l'ingresso del giardino recintato, cioè sarebbe un po' come dire nella pianura padana io metto un territorio protetto all'interno del quale io sto, ok? Questo è il concetto. Ma io non parlo di Gesù, quindi domande? Sì. Allora, volevo sapere questa cosa, le statuette ritrovate in Iraq nell'anno dell'ultima guerra, che sono state saccheggiate dagli americani, e le parlo di delle statuette che rappresentano una dea rettiloide con in braccio un bambino che ricorda stranamente poi la nostra, la Madonna dei cristiani, e volevo anche capire perché poi l'invasione proprio di quei paesi, cioè perché la mia chiave di lettura forse è che stanno ancora qua e stanno cercando di riprendersi il loro territorio. Vorremmo capire lei cosa pensa di questo. Diciamo che non me ne occupo. Mi hanno addirittura scritto che io sono un rettiliano mutaforma. Allora preferisco non occuparmi. Mi hanno scritto che sono un rabbino che opera sotto copertura. Cioè sto facendo l'elenco delle cose che mi... ma seriamente me le scrivo, non come battuta, eh? Quindi sto facendo l'elenco. Una delle cose che sono un rettiliano... sì, ci sono, come presenta anche quella statuetta lì, bisognerebbe capire se effettivamente questi non so, ci fossero delle razze che avevano questa forma rettiliana o se fossero delle maschere. Per incutere il terrore? Sì, o per incutere il terrore o che so, per respirare. Com'è? Dunque, la figura del serpente dell'Eden, che rappresenta nella Bibbia il contrasto tra i due capi, capi degli Anunna, cioè diciamo degli dei nominati secondo la terminologia sumero-accadica, era proprio il fatto che c'era allora uno che non voleva che si riproducessero, l'altro invece che, come dire, ci amava un pochettino di più, e probabilmente era quello che aveva formato, cioè quello che aveva fatto l'intervento genetico. Nel secondo degli studi di Sumerologi, nella categoria degli Anunna, cioè diciamo degli dei sumeri, c'erano dei gruppi di Anunna che si dedicavano a studi particolari, e questi erano simbolicamente identificati col serpente, perché il serpente ha la tana sottoterra e quindi simbolicamente si diceva questi sono quelli che vanno a fondo nello studiare, e c'erano due gruppi. Uno era quello che si dedicava agli studi, diciamo, di carattere biomedico, e l'altro era quello che si dedicava agli studi di carattere astronomico. Tant'è che secondo questi studi del Christ College di Cambridge c'erano gli serpenti, come loro li definivano, one-eyed, cioè con un occhio, che erano quelli che appunto usavano un occhio, e i serpenti two-eyed, quelli con, diciamo, no? Che teoricamente usavano il microscopio. Quindi
Questo serpente biblico potrebbe essere la rappresentazione di quel gruppo di Anunna o di quello del comandante di quel gruppo, che è quello che faceva gli interventi genetici e che quindi avrebbe voluto portare avanti gli esperimenti rendendo fertile la copia e così via. Quindi quello potrebbe essere, però qui stiamo uscendo dalla Bibbia, ma d'altra parte la Bibbia è molto scarna da questo punto di vista, quindi la rappresentazione di questo contrasto, cioè uno degli che non voleva che questo avvenisse, che era poi il capo ed è quello che li ha cacciati, e l'altro che invece è riuscito nel suo intento, perché insomma lui invece avrebbe voluto la fertilità anche di questo gruppo qui, probabilmente ci è riuscito, tant'è che loro li hanno cacciati. Quindi serpente potrebbe essere indicato in quel senso lì. Tra l'altro c'è una curiosità, perché questi che si occupavano degli studi biomedici in Sumero Akkadico venivano chiamati Kashteyan. Nelle saghe celtiche dei Tuatha De Danann, che sono il corrispettivo celtico degli Anunna sumeri, quelli che si physicians, cioè quelli che si dedicavano agli studi biomedici, sono chiamati Deyan Keh. Quindi in sumero accadico Kash Deyan, per i celti Deyan Keh, cioè esattamente lo stesso nome invertito. Quindi forse ci raccontano la stessa storia, forse. Il serpente di Mosè potrebbe forse essere una cosa più semplice. Quando c'è l'invasione di questi serpenti velenosi, l'aver eretto questo serpente in bronzo poteva essere, visto che si parla di un campo di addestramento paramilitare, una sorta di segnale del pronto soccorso. Cioè, come dire, chi viene morso deve andare lì. Cioè, così come noi metteremo una tenda con la Croce Rossa, lui ha fatto erigere questa insegna per dire chi viene morso va da lì che lì viene curato. Anche perché il serpente rappresenta il doppio serpente, la doppia elica del DNA. Sì, si usa ancora adesso, esattamente. Però posso dire, nella Genesi, quando caccia Yahweh Adamo ed Eva, punisce in qualche modo il serpente che dice tu da oggi striscerai. Che va un po' contro, insomma, questa interpretazione, come se prima poi non strisciasse in qualche modo, anche se è strano. Sì, e difatti è una possibile chiave di lettura, le sicurezze non le abbiamo. Cioè, nel senso che, siccome quello che comandava veramente è quello che poi caccia Adamo ed Eva, l'altro gli era lui subordinato, ovviamente, no? Era lui subordinato e quindi potrebbe aver subito una sorta di punizione che poi viene rappresentata in quel modo lì. Però sulla Bibbia sappiamo di non sapere. C'era la proibizione di rappresentarlo, quindi. Vabbè, poi collegato a Mosè, il fatto del tema rosso, lui prima di stato. Ah sì, ok. C'era un'altra domanda? Adamo e Eva, cioè anche perché potevano attingere all'albero dell'immortalità. Quindi la paura degli eroini erano quelli che oltre alla conoscenza che avevano acquisito, potevano anche. Ecco, lì nella Bibbia c'è un pasticcio. C'è un pasticcio, nel senso che se leggiamo attentamente le Bibbie ci accorgiamo che il racconto si sviluppa come se Adamo ed Eva avessero mangiato del frutto della cosiddetta conoscenza del bene e del male, ma se le leggiamo attentamente ci accorgiamo che hanno mangiato del frutto della vita. Questa è una incongruenza. La seconda incongruenza è che c'è la proibizione di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma non c'è l'altra proibizione. Quindi lì gli autori biblici hanno fatto un po' di pasticcio. Tant'è che si dice che nel centro del giardino è stato posto l'albero della vita. Tra l'altro l'albero della vita, che è Etz Chaim, è il titolo. All'inizio vi ho citato di quei rabbini americani, il titolo di questo libro dei rabbini americani,
che fanno capo a importantissime università americane e a importanti sinagoghe di Los Angeles, eccetera, i quali scrivono delle cose nei confronti delle quali ciò che io dico io sono barzellette, talmente sono feroci nei confronti della Bibbia, cioè la distruggono totalmente, cioè le tolgono ogni credibilità. Io faccio finta che almeno certi racconti, siccome corrispondono a corti in altri modi, possano essere veri, loro no. Allora dice, sì, magari per il Corano potrebbe rispondere a un'altra persona. Dicevo, quindi lì c'è proprio questo pasticcio, nel senso che l'albero della vita è posto in centro del giardino, dell'albero della conoscenza del bene e del male non si dice dove è stato posto, e si dice che Eva mangiò dell'albero posto al centro del giardino, che è l'albero della vita. Poi però il racconto prosegue come se lei avesse mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, tant'è che c'è chi ipotizza che nei racconti iniziali gli alberi fossero uno solo. Nell'immortalità non ce l'avevano, ma non ce l'avevano neanche loro. Loro avevano una vita lunga, ma non c'è il concetto della nostra immortalità, tant'è che la Bibbia dice che loro morivano. Prego. Più un senso faccio a quello che alcune letture riescono a riportare. Più che immortalità è medicinale per curarsi. Cioè se non avevi quelli lì, non vivi. E infatti quando parla di albero, parla di una pianta che nel deserto è chiaramente un allucinogeno che fa arrivare al giorno dopo perché magari avevo i soccorsi, parla di liquido, di qualcosa di bianco, e poi lo stesso termine che la Bibbia usa dopo per la madre. Grazie. No, però è importante, voglio dire, cioè, avendo qui chissà, cioè è inutile che risponda io, ci mancherebbe. Nel senso che è bene integrare quando. No? Prego. Dato che stiamo raccontando di una Bibbia rivista di lettere, e si parla di questo popolo così perfetto, così puro, così. Ma poi la virgolette immortale. Non è mai stato detto. Diciamo che puro no, però sicuramente superiore rispetto agli strumenti forte. Perché il ricordo, oppure non so se mai sono andati via, tra di noi questi personaggi, ormai se ne sente tanto parlare di questi attestamenti, di queste cose, di questi studi che sono reali. Secondo me questa è una delle ipotesi. Potrebbe essere intenzionata nella Bibbia, un'età naturativa. Tanto è vero che i cartelli colombiani, quelli vietnamiti, combattevano quella radice perché rigenerava interamente il corpo dopo la sua assunzione, dopo 3 giorni di allucinazioni che portavano l'io fuori da questo mondo. Allora, raccontiamo dal punto di vista dei fumi e dei profumi che cosa dice la Bibbia. Prima abbiamo letto quei passi del grasso bruciato in quel modo lì, no? Che lui dice bisognerà farlo fumare. Dalla Bibbia si ricava chiaramente, e qui c'è effettivamente invece una differenza rispetto alle Bibbie che abbiamo in casa, perché quando si parla di quei fumi, di quello e di un altro tipo di fumi che lui si faceva preparare, si dice nella Bibbia tradizionale aroma gradito a Yahweh. In realtà, e qui per esempio la Bibbia dei Testimoni di Geova è corretta nella traduzione, si dice odore rilassante per Yahweh, odore tranquillizzante per Yahweh. Io nel libro, in questo libro qui, ho pubblicato, in sintesi ovviamente, l'ho sintetizzato in un paio di pagine, uno studio che mi ha mandato un medico che si occupa di sumerologia, traduce alcune informe. Perché la prima volta che avevo parlato di questa roba qui degli odori, era un convegno a San Marino un anno e mezzo fa circa, e ne avevo accennato proprio alla fine, negli ultimi 7-8 minuti, perché siccome mi rendevo conto che stavo dicendo una cosa un pochettino potenzialmente, insomma, fastidiosa. Nel senso che lui annusava quei profumi, quegli odori, quei fumi e si calmava.
si tranquillizzava. Allora questo medico poi mi ha scritto dicendo, quando ho sentito eccetera, mi sono venute in mente tutta una serie di cose che leggevo nelle tavolette sumere, dove c'era scritto che quando i sumeri bruciavano gli animali, gli Anunna, cioè gli Elohim, arrivavano come mosche attratte dalla carne ad annusare quel fumo lì. E allora c'è, appunto l'ho pubblicato, lo studio proprio biochimico del fatto che le molecole di quel grasso bruciate sul barbecue, perché di questo si trattava, cioè quindi bruciate alla griglia, si trasformano proprio dal punto di vista molecolare in molecole uguali a quelle delle endorfine. Le endorfine sono quelle, quegli ormoni, quelle sostanze che il nostro cervello ci fa produrre quando noi siamo sotto stress e ci dobbiamo calmare. Quindi quei fumi che loro annusavano erano pieni di endorfine calmanti, tant'è che loro li annusavano e si calmavano. Se voi leggete nella vostra Bibbia il racconto della, appunto, del diluvio, alla fine del diluvio Noè cosa fa? Dice la Bibbia: sacrifica una quantità immensa di animali. E intanto uno si chiede: ma cosa fa? Uccide gli animali che ha salvato qualche mese prima portandosi sulla... cioè, scemo? No, è che era pieno di animali fuori, altrimenti cosa fa? Tira fuori gli animali dall'arca e li brucia? E li uccide dopo averli fatta tanta fatica per salvarli? È ovvio che ha trovato animali in giro, no? Chiaro. Allora, brucia tanti animali, la Bibbia dice: Yahweh annusò e subito si calmò e disse: non farò mai più una cosa del genere. Lo leggete nelle vostre Bibbie, eh? Lo leggete nelle vostre Bibbie. Poi si faceva preparare una miscela fatta di tre vegetali e la conchiglia di un mollusco, che doveva essere triturata e bruciata in una percentuale precisa che lui indica. Non bisognava sbagliare, tant'è che dice la Bibbia, e lo leggete nelle vostre, due figli di Aronne, Nadab e Abiù, gli fanno un'offerta, cioè portano un'offerta di fumi, diciamo di incensi, in modo assolutamente autonomo, in modo assolutamente autonomo, e vengono uccisi. Yahweh spiega a Mosè: i figli di Aronne sono morti perché hanno fatto una cosa che non era stata chiesta. Lo leggete nelle vostre Bibbie, eh? Non perché hanno compiuto chissà quale crimine, hanno fatto una cosa che non era stata chiesta, uccisi. E sempre in quell'occasione lui dice a Mosè e ricorda a Aronne che non può entrare, Aronne era il sommo sacerdote, che non può entrare da me, col meod in ebraico, che vuol dire, diciamo così, quando vuole, se non vuole morire. Cioè dovete fare le cose che vi dico io, altrimenti morite. Quindi due figli del sommo sacerdote che portano questa roba qui, e questa offerta qui, tra l'altro, in ebraico viene definita con un termine che indica un aroma strano, aroma straniero, cioè non era preparato esattamente come lui voleva, ma il termine ebraico significa anche ripugnante. Cioè gli hanno preparato qualcosa che per lui era ripugnante e sono morti. Dopodiché, se la Bibbia racconta favole, prendiamo atto che racconta favole, ma allora non ci costruiamo sopra una religione. Se invece ci dice cose vere, prendiamo atto che, per fortuna, Yahweh non è Dio, perché saremmo molto molto malmessi. Ripeto, poi Dio esiste, è una cosa di cui non mi occupo. Ok? Io parlo di Pinocchio. Pinocchio dice che quel bambino è stato fatto con il legno, punto. Dopodiché tutti sanno come si fanno i bambini, io non me lo ricordo più, adesso domani andrò a vedere un manuale, ma con tante figure, quindi sono due cose diverse, ok? I bambini si fanno in un modo. Pinocchio, nel libro di Pinocchio c'è scritto che quel bambinissimo, Dio esiste, la Bibbia non parla di quello lì, parla di un'altra cosa. Prego. Sì. Quando una persona si scinde, cioè va fuori di testa, dei sali, un profumo forte,
si fa a onorare queste persone, perché lo fatto supera l'ipotesi e arriva direttamente alla vita. E quindi salta la parte emotiva e riattiva un sistema di concentrazione, quindi riattiva il cervello rispetto alla parte motoria, quella attuale. Questa cosa non l'avevo mai letta nella Bibbia, diciamo. Quindi mi accende il fatto che lui, dopo aver odorato delle cose, quindi dopo che erano fuori di testa, poi rientra in se stesso. Così dice la Bibbia. Cioè si riattiva questa cosa. Dice che subito si calmò. Alcosò e subito si calmò. Questa è una tecnica terapeutica attuale, non è una cosa. È scritto lì. Prego. Ah no, io smetto quando me lo dite, non so che ore sono, io smetto quando me lo dite voi. Allora, 10 minuti abbiamo finito, qualche domanda? Per le 8:30 chiudiamo. Com'è? Ci sono domande? Ti racconto un'altra domanda, che cosa rappresenta? Beh, secondo alcuni la glandola pineale, però non ho riferimenti biblici. Sempre la storia di Mosè che scappa, la storia di Mosè che scappa dall'Egitto. L'attraversamento del Mar Rosso? Ok, rapidissimo. Ok, ultimo. Ok, allora sappiamo tutti le piaghe d'Egitto, eccetera, eccetera, eccetera. Che tra l'altro si sono ripetute 30 anni fa in Camerun, esattamente nella stessa successione, ma lasciamole stare. Arrivano al Mar Rosso, arrivano al mare, arrivano all'acqua, le acque si dividono, questi passano, arrivano gli egiziani che li seguono, le acque ritornano e li travolgono. La Bibbia non parla mai di Mar Rosso, mai. La Bibbia parla di, cita 3 volte quell'acqua lì, cioè quel territorio lì, e tutte le volte lo chiama Yam Suf, che vuol dire mare di carne, cioè canneto. Ancora si trova nel, diciamo, in alto est del delta del Nilo. Di quella vicenda lì parla anche una stele egizia che si trova al museo di Ismailia, la stele di El Arish, che è stata studiata all'Università di Gerusalemme, dove in geroglifico ovviamente viene spiegata la stessa vicenda. La Bibbia dice che prima di attraversare questo mare di carne si sono accampati in un posto che si chiama Pi Hahiroth. La stele egizia dice che prima di attraversare quell'acqua si sono accampati in un posto che si chiama Pi Carroti, quindi Pi Hahiroth, Pi Carroti, parlano esattamente della stessa vicenda. Poi si dice la Bibbia, che le acque si aprirono, dice la stella egizia con 3 geroglifici che indicano l'acqua. E 2 coltelli, dice la Bibbia che dopo l'accampamento in Picarroti una grande massa d'acqua è stata tagliata in 2, quindi lo raccontano anche gli egizi. Quindi hanno attraversato un canneto. L'acqua è stata tagliata in 2 dopo che per una notte, dice la Bibbia, ha soffiato un fortissimo vento proveniente da est. Nel 1864, il generale inglese Alexander Tallock, che si trova con le sue distanze proprio lì, ha lasciato scritto nel suo diario, senza nessun riferimento biblico. Sapete che i militari tengono dei diari quotidiani per raccontare tutto quello che, ovviamente, anche perché un giorno dovrebbero magari raccontarlo in tribuna, insomma non si sa mai, prendono nota di tutto quel che avviene. E scrive che dopo che una notte ha soffiato un fortissimo vento proveniente da est, al mattino in quel mare di canne si era aperta una secca lunga circa 3 km e larga un paio di chilometri, che è durata per un certo numero di ore, dopodiché le acque sono tornate. Quindi Alexander Tallock, questo generale inglese, ha descritto esattamente, direi quasi con le stesse parole, ciò che ha descritto la Bibbia. Quindi un fenomeno naturale che si ripete, che si può ripetere, date certe condizioni climatiche, e quindi loro hanno attraversato un mare di carne. Tra l'altro, quando si dice che l'acqua faceva muro a fianco, non è vero, perché la Bibbia non dice che faceva muro, dice che l'acqua ai lati faceva protezione, che è una cosa diversa dal muro. Cioè se io sto passando su una secca e questa secca ai lati ha dell'acqua, non acqua alta, ma acqua a livello normale, è chiaro che quell'acqua mi protegge perché impedisce ai miei inseguitori di accerchiarmi e passarmi davanti.
Quindi l'acqua faceva da protezione, non da muro, e esattamente ciò che è avvenuto è che loro hanno attraversato un canneto a seguito di un forte vento che ha fatto emergere una secca, esattamente come scrive Alexander Talo. Di questa roba qui ha parlato il giornale Repubblica nell'agosto del 2010, tutta una pagina intera, scrivendo in testa: la scienza smentisce la Bibbia. Perché dice, la scienza ha documentato che in realtà la Bibbia non ha mai, cioè che gli ebrei non hanno attraversato il Mar Rosso, ma io ho scritto a Repubblica la sera stessa dicendo: signore, avete sbagliato, perché la scienza conferma la Bibbia. Pensavo che non mi rispondessero, mi ha risposto il giornalista 24 ore dopo dicendo: la ringrazio per la sua precisazione, ma io ho scritto ciò che mi è stato detto. Va bene? Basta così, perché vi ho intrattenuto già. Va bene, troppo vicino. Allora un applauso a Mauro Lino.